Buongiorno a tutti, benvenuti al Linux Day di Ferrara. E come tutti gli anni questo evento si ripete, è il Ferrara Lug che lo organizza e praticamente nei vari anni il Ferrara Lug si è evoluto. Adesso siamo un'associazione che è praticamente riconosciuta in ambito nazionale, no? Siamo iscritti al registro nazionale delle associazioni del terzo settore. Per quanto riguarda il Linux Day, negli ultimi anni è cambiato molto perché ovviamente dal momento in cui c'è stato il Covid la gente ha capito che poteva fare certe cose utilizzando diciamo così, le videocamere e i microfoni e in pratica riusciamo a fare oggi a distanza quello che una volta si faceva invece in presenza. E quindi il Ferrara Lug si è adeguato a questo, si è adeguato non solo nel corso del Covid ma anche successivamente perché abbiamo visto che la cosa era molto gradita, anche perché per alcuni questo vuol dire poter vedere il Ferrara Lug direttamente da casa dal divano oppure magari mentre state cucinando il ragù o cose di questo tipo. C'è anche da dire che il Linux Day per sua natura vedrete che copre come al solito argomenti che vanno da argomenti di carattere generale, argomenti di carattere tecnico e argomenti anche di carattere diciamo così di applicazioni, si parla anche di applicazioni diciamo alla portata dell'utente tradizionale. Di conseguenza quando viene fatto il Ferrara Lug normalmente non tutti gli interventi sono chiaramente di nostro interesse, ecco che avendolo diciamo così una fruizione a distanza diventa decisamente più facile discriminare sugli argomenti che ci interessano di più e quelli che ci interessano di meno. C'è anche da dire che noi siamo in contatto per esempio con l'ITI e questi per esempio quando dovevano venire a un Linux Day dovevano spostarsi in gruppo, dovevano spostare le classi con problemi di assicurazione, responsabilità, autorizzazioni e cose del genere. Oggi si fa tutto molto più semplice, loro si collegano direttamente dall'aula e anzi oggi avremo anche due interventi che arrivano direttamente dall'ITI di Ferrara e verranno mixati con l'insieme. Altra cosa importante, questo permetterà non solo di vedere il Linux Day come al solito, ma potrete anche rivederlo perché rimarrà su YouTube. Il Linux Day dello scorso anno su YouTube al momento è stato visto credo da 630 persone, no? E di conseguenza diciamo questo permette da una parte di essere fruito in differita e dall'altra parte anche di rivedere eventualmente argomenti che erano magari di nostro interesse. Altra cosa, un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro, un grazie anche a Stefano che fa da regia sempre impeccabile, ecco. E per quanto riguarda il Ferrara Lug è una piccola associazione composta da appassionati di informatica, c'è di tutto, ci sono tecnici, ci sono persone dell'università, ci sono semplici amatori dell'informatica, ovviamente tutti più o meno appassionati di software libero, però il nostro punto d'incontro normalmente è un punto incontro virtuale. Ci troviamo in una lista Telegram dove praticamente passano richieste tecniche, aiuti reciproci e cose di questo tipo e quindi voi vedrete che c'è una quantità incredibile di competenze assolutamente che spaziano su vari settori, si va dal database alla gestione dei sistemi alla gestione dell'audio e cose di questo tipo, quindi telefonia e così via, quindi abbiamo persone competenti un po' su tutti gli ambiti e quindi l'aiuto ciascuno entrando a far parte del Ferrara Lug praticamente può contribuire con la sua parte di competenze, no? E usufruire delle competenze degli altri. Altra cosa importante, se volete associarvi all'associazione basta andare su ferrara.linux.it, il nostro sito ufficiale, dove poi ci si iscrive via PayPal e praticamente da quel momento voi entrate nella lista Telegram dove non passano gattini o cose del genere, passano esclusivamente cose diciamo tecniche. Appena entrate immediatamente avete visione di tutto lo storico delle discussioni che ci sono state e di conseguenza entrate direttamente a partecipare diciamo così alla conoscenza comune e all'aiuto reciproco che possiamo fornirci. Quindi a questo punto non voglio togliere altro tempo, lascio subito spazio al primo intervento che è quello di Francesco, e quindi vi aspettiamo e buon Linux Day a tutti. Allora, intanto buongiorno a tutti anche da parte mia, come penso vediatele sulla slide iniziale, oggi abbiamo una introduzione di tipo non troppo tecnico, ma che penso potrà essere interessante almeno per una buona parte di voi. Dunque, dal momento che siamo vicini ad Halloween, però ho deciso che la cosa migliore per iniziare è entrare in questo spirito di Halloween con una
Ok, scusate, con una, no, il computer non è il mio. Con una bella storia horror. E ora ve la racconto. La storia comincia un bel po' di tempo fa. Era una bella giornata degli anni 80 e c'era ancora un bell'ottimismo perché nell'ufficio era arrivato il nuovo personal computer. Doveva rimpiazzare la lenta, rumorosa macchina da scrivere e prometteva di poter scrivere le lettere, le fatture in fretta. E poi poterle salvare, stampare anche dopo tanto tempo. Era una cosa molto comoda. Era anche molto bello il fatto che potesse salvare tanti dati su pochissimo spazio, in particolare bastava un banale floppy disk. E con un'intera scatola che stava anche in un cassetto si poteva tranquillamente archiviare un anno di documenti, evitando di adoperare il magazzino delle pratiche, un posto polveroso pieno di hackeri e anche decisamente malsano. Tutto era molto bello. La storia è inventata, l'ho scritta ieri sera, però vi posso garantire che magazzini polverosi e pieni di hackeri ne ho conosciuti parecchi nella mia vita. Insieme con questo computer era arrivato anche un software piuttosto costoso, però era anche molto potente. Si chiamava WarStar. Se lo vedete nella slide, è questa cosa qua nera, è veramente brutto da vedere. Però era facile da usare, prometteva delle cose che erano impossibili con una macchina da scrivere tradizionale, perché obiettivamente, sì, d'accordo, l'estetica era ancora un problema, ma non era un problema vero. Negli anni 80 l'estetica nel software era ancora di lì a venire. E poi la cosa bella è che con la stampante giusta ci si poteva scrivere un intero libro, ben impaginato, tutto fatto bene, e però in realtà quello che serviva era che facesse lettere commerciali, contratti e qualche fattura. Andiamo avanti, è una storia horror, ma tutte le storie horror tendono a cominciare bene, come ben sapete. Passiamo alla fase 2 della storia horror e siamo già nel 2000, più o meno, 2000 e qualcosa. L'ufficio andava ancora bene, era un bell'ufficio, i computer erano stati rinnovati, qua ne vedete uno per esempio, quello di prima era un vecchio PC IBM modello originale. Questo è un Windows, boh, non mi ricordo cosa, uno di quelli brutti probabilmente. I computer, e poi anche il software era stato rinnovato naturalmente, l'ottimismo continuava perché poi gli affari andavano bene, c'era un po' di inquietudine perché era in corso una visita fiscale e le visite fiscali si sa comportano revisioni contabili. Una gran bella scocciatura, giusto per non usare termini peggiori. I conti, per carità, erano sempre stati gestiti bene, però, come dire, a nessuno piace sentire sul collo il fiato di un finanziere. E poi, comunque, gente sospettosa, si sa che hanno il brutto vizio di divertirsi quasi quando trovano delle magagne. È un sospetto che molti hanno. E tutto andava bene anche qua in realtà, perché si pensava di poter rilassare la tensione, i dati c'erano, erano buoni. E a un certo punto però il funzionario dello Stato chiede di poter vedere anche i dati storici. Sapeva che erano nati in digitale dagli anni 80 ancora e quindi chiede di poter vedere questi dati storici, dati antichi, che comunque erano sicuramente recuperabili. Perfetto, quindi il nuovo contabile va nell'armadio, prende i vecchi floppy, ovviamente non stavano più nel cassetto della scrivania perché c'erano vari anni di contabilità, e lo inserisce nel computer. E qui, se vedete un film horror, fate finta che si alzi la musica, partano i violini, tipo Psycho praticamente, o un brutto filmaccio tipo, non so, Terminal Velocity, quelle porcherie lì, insomma, no? Oppure quell'altro dove muoiono tutti in sequenza, no? Va bene, e il problema è qua. Ciò che vide appena il word processor modernissimo tentò di leggere il vecchio contratto, niente, era la realizzazione di un incubo. Ciò che vide era un'intera schermata di caratteri privi di senso, vera spazzatura, e anche se spostava il cursore nel documento, quello che poteva vedere erano solo altra spazzatura. E infine anche il software l'ha presa persa fondamentalmente e pensò bene di buttare fuori una schermata di errore interno e dopo un po' anche il sistema operativo pensò bene di collassare per simpatia. Diciamo che la giornata non era più molto bella e sembrava anche che stesse per piovere. Ora la storia finisce qua, finisce male. È una storia horror d'altra parte, però è utile perché chi ha qualche capello bianco probabilmente una storia del genere l'ha vissuta. Chi ha meno capelli bianchi, beh, adesso almeno siamo sulla stessa palla. Perché adesso iniziamo davvero. Dunque, intanto chi sono io? Io mi chiamo Francesco Fioravanti, lavoro per una multinazionale dell'informatica, ci occupiamo di quasi tutti i settori nell'ambito di pubblica amministrazione, ci occupiamo di sanità, ci occupiamo di banche, industrie, un po' di tutto nel complesso. Personalmente lavoro prevalentemente su enti locali, università, mi occupo di sistemi documentali e mi occupo di gestionali, quindi con i dati ho a che fare pesantemente.
diciamo, il genere di sistemi che comunemente viene definito data driven, per chi ama parlare mezzo in italiano e mezzo in inglese. E di cosa parliamo? Beh, qualcuno di voi avrà visto che ho usato 3 volte la parola open. Ecco, perché in effetti noi adoperiamo spesso e volentieri il termine open source, usiamo il termine open data, open format un po' meno. Open source ci riguarda, lo sappiamo perfettamente, è la giornata dedicata all'open source e al software libero, quindi necessariamente quello che facciamo deve essere legato in un qualche modo all'open source. E poi d'altra parte open source, anche se non vogliamo, ci riguarda. D'altro, basta soltanto pensare al fatto che, non so, tutto internet si vive sull'open source, per dirne una. Il telefono che abbiamo in mano, una parte è open source, ormai quasi più per nulla, però è nato open source. Open data ci riguarda forse in maniera meno visibile. È stato un termine che è stato molto molto di moda qualche anno fa. Adesso va di moda intelligenza artificiale. Non puoi neanche avere una rubrica telefonica se non ha l'AI incorporata. Però fino a qualche anno fa gli open data andavano da matti. In realtà continuano ad andare, semplicemente sono meno sui giornali. Se ci pensate, siamo usciti o stiamo uscendo da una pandemia. In realtà, a giudicare dal vuoto della stanza, non ne siamo ancora usciti del tutto. Ma al di là di questo, tutti i dati medici di questa pandemia sono stati condivisi tramite modalità open data, e questo è stato un vantaggio perché le migliori menti del mondo hanno potuto collaborare su questa roba. I dati climatici. Il 2023 probabilmente è l'anno più caldo mai vissuto da che esistono le rilevazioni meteo. Questa cosa è possibile farla grazie al fatto che questi dati sono tutti open, fondamentalmente, disponibili. Open format è una bestia rara, è più difficile capire, quindi credo che la cosa migliore sia in assoluto quella di partire con quella che è sicuramente qualche definizione. Ok, quindi partiamo con le definizioni. Quindi di che cosa parliamo con open format? Beh, intanto stiamo parlando di formati di file. Quindi, che cosa è? Vi do la definizione formale. Un formato di file è un insieme di regole che definiscono la struttura e il contenuto di un file. Queste regole specificano come i dati sono codificati, organizzati e interpretati. Quindi, fondamentalmente, dato un insieme di informazioni, come le scriviamo, come le andiamo a leggere. Possiamo scriverle e leggerle in qualunque maniera. Ci sono formati di file, quindi regole di scrittura complessissime e regole anche molto banali. Nella sua forma più semplice, per chi si occupa di programmazione, per esempio, vi basti sapere che formato di file può essere un semplice dump della memoria di lavoro. Se usate Python è un'istruzione, pickle. Se usate il C sono 4 o 5 righe alla fine di codice. Aprite un file binario, prendete il puntatore al blocco di memoria e buttate giù tutto. Ho programmato computer anche in C. E quindi in realtà è molto facile. Tirare sul dato è altrettanto facile. Leggete il dato binario e lo buttate al posto della struttura dati che avete preparato vuota. Fa schifo, ma funziona benissimo. E giusto per chiarire, ci sono stati anche dei formati ufficiali che hanno usato questo tipo di logica. Per esempio il formato TrueVision Targa, un formato professionale per la grafica usato milioni di anni fa, era esattamente il dump di memoria della memoria della scheda video. La scheda video TrueVision Targa. Era molto famoso perché erano file facilissimi da leggere, non ottimizzati, schifosissimi, ma avevano un grande vantaggio, erano di una facilità da leggere estrema. D'altra parte venivano scritti letteralmente con 5 righe in linguaggio C. Parliamo ora di open source. Beh, è facile, cioè, inutile, c'è solo una pagina, ci si potrebbe dedicare un'enciclopedia e anche due, però in questo momento parliamo di qualcos'altro. Giusto per riprendere i punti base, l'open source è il software il cui codice sorgente è disponibile al pubblico, utilizzato, modificato e distribuito liberamente. Quindi abbiamo una serie di libertà che abbiamo. Nella sua forma più semplice è tutto molto semplice. Diventa complicato quando tiriamo in ballo il discorso licenze, ce ne sono diverse, GPL, LGPL, Berkeley, Apache, MIT. Lì non ho indicato nessuna specificità di queste licenze perché non bastava una pagina o due, richiedeva un avvocato e un trattato di diritto, quindi fate finta di sapere di cosa sono queste licenze. Io stesso faccio finta di saperlo. E poi alla fine chiedo un avvocato se proprio ne ho bisogno, che è sempre la soluzione migliore. Open data? Beh, open data anche in questo caso, la semplificazione può essere fatta abbastanza bene. Ovvero sono dati che sono liberamente disponibili e utilizzabili da chiunque. I dati open sono generalmente disponibili in formato digitale. In realtà potete avere anche degli open data cartacei se volete, ma sono rari. Possono essere riutilizzati, modificati, ridistribuiti e spesso con minime restrizioni. Anche in questo caso ci sono delle licenze, sono licenze completamente diverse da quelle dell'open source, anche se qualcuno a volte li confonde.
hanno vari tipi di restrizione. Ci sono quelle che vi permettono praticamente di prendere un dato libero e farci quello che volete, compreso rivendervelo e dire che è vostro, e ci sono quelle che invece vi impongono tutta una serie di vincoli. Il gruppo di licenze open data più comune, non è una licenza ma è un gruppo, chiariamolo, è quello che viene chiamato Creative Commons. Se andate sul sito Creative Commons, qui c'è il link, potete vedere anche, dalla parte bassa della slide se guardate, potete vedere praticamente che di modalità con cui gestire una licenza basata su Creative Commons ce n'è tante. La potete letteralmente comporre, tipo puzzle, ma non è l'unica assolutamente. Questa è semplicemente quella che sta avendo più successo e funziona meglio. Open format, arriviamo finalmente a che cos'è un open format. Ecco, io credo che la definizione migliore la dia l'AGID, Agenzia Italiana per l'Italia Digitale. Perché è proprio una definizione che è giuridica, data da un ente che fondamentalmente è statale, giuridico in un certo senso? Beh, per una motivazione molto semplice. Intanto perché il concetto di open format è molto utilizzato nell'ambito di enti dedicati alla conservazione o alla gestione di documenti su larga scala. Quindi stiamo sempre comunque parlando di fondazioni o enti statali. Ma che riguarda anche noi, però diciamo nasce in questo ambito l'attenzione probabilmente. L'altro aspetto importante è che l'Italia come paese ha una eccellente tradizione nella gestione documentale. Noi gestiamo il documento elettronico con la stessa dignità del documento cartaceo dall'inizio degli anni 90, legge Bassanini e Bassanini bis per la cronaca. E l'AGID, l'Agenzia Italiana per il Digitale, è avanzatissima sotto questo profilo. La parte normativa dell'Italia è davvero all'avanguardia nel mondo, come lo è nella firma digitale, per esempio. E lo è anche nella carta d'identità digitale. Siamo uno dei paesi che ne ha distribuiti di più al mondo, per dirne una. Comunque, la definizione di AGID ufficiale che vi do è: il formato dei dati digitali si definisce aperto quando ne viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo, le modalità di utilizzo. Termini un po' magari precisi, ma che indicano concretamente che dovete, non basta dire tieni, questo è il formato, facci quel che ti pare e poi rilasci una scritta su un post-it. No, lo devi fare in maniera fatta bene. Devi scrivere tutto quello che serve per poter rendere a qualcuno la capacità di poter usare quel formato di dati. Formato di dati è quello che dicevamo prima. Queste informazioni devono anche essere corredate da una guida d'uso e questa guida d'uso deve essere fatta bene. E questi dati devono essere presenti su documenti rilasciati che devono essere tipicamente fatti a livello di standard. Quindi, meglio ancora, un open format dovrebbe essere uno standard. Quindi un qualche cosa di assolutamente ufficiale, perché deve poter garantire che chiunque possa adoperare quel particolare formato di file abbia tutte le garanzie legali e anche tecniche per poterlo fare al meglio. Quindi non può essere il lavoro di un reverse engineering, per intenderci, fidando nel fatto che il titolare di quel formato non ti faccia causa per violazione di un brevetto. No, devi avere il permesso per farlo. Solo in quel caso diventa un vero open format. Bene, come avrete notato qualcuno di voi, le parole le ho indicate sempre in rosso nella parola open. Sarebbe carino pensare, ma come? Esisterà quindi una relazione tra questi termini, no? No, vi ho un po' fregato. La verità è che non ci sono praticamente legami tra questi tre concetti, se non molto molto laschi, e quindi vedrò di espandere meglio questo concetto. Anzi, dirò anzi di più, a voler proprio essere precisi, il fatto che questi tre concetti non siano così ben legati, soprattutto non siano legati al concetto di open format, è addirittura un vantaggio. Faccio un esempio, anzi ne farò un paio. Il primo esempio è un software open source, per quanto non sia ovvio, non gestisce necessariamente i propri dati tramite un formato aperto e non è vincolato a produrre open data. La seconda frase è ovvia. Io ho un programma open source, ci faccio quel che mi pare. Se io uso LibreOffice per fare la mia contabilità privata, sono fatti miei, non è che devo rendere disponibile la mia contabilità solo perché l'ho fatta con LibreOffice. Questa cosa è ovvia. La prima parte è meno ovvia. Uno dice, ma come? Ti ho dato il sorgente, ti ho dato la documentazione del programma. Lo capirai bene anche da solo come sono scritti questi dati? No. Perché questo sarebbe reverse engineering, fondamentalmente. Io ti devo dare il formato, non ti devo dire questo è il sorgente, vai a capire cosa ho scritto e cerca di capire come funziona. Così non funziona, non è open data. È solo un dato proprietario con un pochettino più di comodità rispetto al reverse engineering binario che dovreste fare su un software proprietario. Ad esempio, un software che a me fa schifo, GIMP. No, non ho problemi a dire che GIMP mi fa schifo. GIMP mi fa schifo perché non è un clone di Photoshop, perché non gestisce bene i profili colori e perché è documentato in una maniera vergognosa. Tra le altre cose per cui mi fa schifo, per salvare i documenti di lavoro uso un formato che si chiama XCF.
la documentazione di questo formato XCF fa schifo e non è mai stata proposta come standard. Di fatto, in pratica, il modo migliore per capire come questo formato è quello di fare il reverse engineering del codice sorgente. Non sto scherzando. E dopo vedremo che quello che sto dicendo non è un'esagerazione. In pratica dobbiamo essere terribilmente aperti di vedute per pensare che GIMP usi un formato aperto per gestire i documenti di lavoro. Questa che vi sto mostrando Scusate, piccolo incidente col microfono. Quella che vi sto mostrando è la documentazione ufficiale del formato. È reperibile all'URL testingdeveloper.gimp.org, quindi è quella vera. È un lungo documento con tutta una serie di indicazioni sul dato binario, come si organizzano i dati, quindi è una bella documentazione di formato vista da 100 metri di distanza. E poi leggete l'introduzione e vi rendete conto che non è più tanto bella. Se vedete, ho evidenziato due frasi, ma anche la prima riga non è bella. Quando si dice, nota, il formato XCF è un formato vivo, ovvero segue fedelmente l'evoluzione del software. Allora, no, questa non è una bella cosa, perché sta dicendo fondamentalmente che non c'è una specifica di formato. Gli viene in mente di aggiungere un pezzo nuovo, se questo pezzo nuovo, di queste funzioni nuove, non sono rappresentabili con la vecchia logica, con la vecchia regola, la cambiano. Con tanti saluti alla compatibilità, alla trasmissione del dato e quant'altro. Cioè, è pigro, vuol dire che non hanno mai pianificato, in 50 anni che scrivono questo programma non hanno mai pianificato neppure cosa deve fare. E poi, giusto per farvi vedere che non stavo esagerando, la frase che ho sottolineato, la reference ultima del formato è quindi il codice. Ragazzi, più che dirvelo loro, onestamente non saprei che fare. Poi entra nel merito del fatto che sì, loro in realtà ci provano a tenerla allineata, tutto quello che vogliono, sì, però intanto hanno già detto a priori che quello che leggerai da qui in poi sono belle favole che potrebbero più o meno essere simili ad un formato, ma non è quello vero. E poi in pratica ti dà la mazzata finale, alla fine dell'introduzione, dicendo puoi anche smettere di leggere, perché di fatto il codice si trova a questo indirizzo. Il codice per leggere e scrivere XCF si trova in, e poi ti dà la directory del repository Git dove andare a scaricare i sorgenti. Vai lì, ti scarichi, guardi i sorgenti in linguaggio C, in quella directory, e lì capisci, forse, come si fa a leggere e scrivere. Non è proprio comodissimo, eh? Andiamo avanti su cose che non sono sempre vere. Un set di open data non è necessariamente espresso tramite un formato aperto. Anche questo è interessante. Sarebbe molto comodo. Ah, giusto, non è che per forza un programma open source deve avere un formato chiuso. Anzi, ci sono degli eccellenti esempi di programmi open source che usano formati aperti. LibreOffice, per esempio, usa un formato bellissimo e apertissimo. Il mio software grafico preferito, che è Inkscape, usa il formato SVG, è un formato aperto. Chiariamolo, GIMP è l'anomalia, però è un software open source, quindi non va escluso per questo. Stessa cosa vale per l'open data. L'open data preferibilmente dovrebbe venire scritto con formati aperti, ma non è obbligato. E ovviamente non è detto che debba essere fatto con un prodotto open source, anche questo mi sembra più che ovvio. Per esempio, questa qua è una presentazione che ho trovato, deriva dalla Commissione Europea, dataeuropa.eu, e praticamente si chiama appunto Choosing the right format for open data, quindi più chiaro di così. E questa cosa vi sta dicendo, nella parte iniziale, queste sono due screenshot separati, la prima vi dice praticamente che per massimizzare il riuso dei dati può essere necessario per chi pubblica questi dati fornirli in un diverso numero di formati per poter massimizzare, diciamo, l'usabilità da parte degli utenti. È molto comoda questa cosa, perché si sta dicendo dovete pensare a chi li dovrà leggere, quindi rendere la cosa il più fruibile possibile. Questa cosa viene poi ripresa un paio di slide dopo quando si parla di usability. La usability vi sta dicendo praticamente che il modo migliore per rendere usabile un dato qual è? È quello di fornirlo nel formato in cui è stato prodotto, è quello nativo. E fa un esempio concreto, vi dice semplicemente, per esempio, a volte il formato nativo è Excel. È vero, è un formato proprietario, ma è il formato nativo, ed è il formato che potrebbe sì venire trasformato in altri formati più aperti. Ma in realtà è talmente diffuso questo formato e questo software che probabilmente la cosa più pulita è semplicemente lasciarlo in Excel, se non avete altri problemi o non ci sono controindicazioni. Anche il fatto che un prodotto a volte come Excel consenta di integrare i vostri dati con stili, formattazione, grafici, eccetera, un ulteriore vantaggio in termini di usabilità. La presentazione non è che dice a priori usate
formati chiusi, sta dicendo usate preferibilmente formati aperti, ma sta dicendo che se usate un formato chiuso non state offendendo nessuno, anzi a volte può essere una buona idea. Una piccola nota a margine, il software proprietario, fa quel che gli pare, ovviamente. Cioè, se uno scrive un software proprietario può implementare qualunque algoritmo di salvataggio dati, qualunque algoritmo di lettura dati e puoi usarlo per salvare qualunque tipo di dati, non è un problema. Diciamo per esempio Word usa tranquillamente anche formati aperti, se volete. Volendo fare un riepilogo, praticamente abbiamo una sorta di insieme di connessioni. Il software open source è legato più o meno ai formati aperti, i dati aperti sono più o meno legati ai formati aperti, non c'è un grosso legame tra open source e open data, non c'è scritto da nessuna parte, proprio non è neppure preferibile, ecco, vediamola così. Quindi nessuno vi dirà mai un software open source va bene per gli open data e nessuno vi dirà mai usate l'open source per fare gli open data, quindi non c'è neppure la lineetta tratteggiata. E questo ci permette di estendere questo concetto ed anticipare la fase successiva, ovvero perché usare Open Data? Beh, uno dei motivi per usare Open Data è proprio quello di ridurre o eliminare la correlazione tra il software e i dati. In questo schema vedete praticamente che abbiamo un software open source che può usare open format e con questo produrre Open Data o dati chiusi. Stessa cosa un software closed source. Vuol dire anche naturalmente che io posso salvare i dati con un software closed source in open format, rileggerli con un software open source o con un altro software closed source differente. Se ritorniamo alla storia horror di prima, e quello ve l'ho raccontato anche per questo, ci rendiamo conto che il problema nasceva esattamente da questo. Il dato noi lo abbiamo salvato con un vecchio applicativo, salvava i dati nel suo formato, li vogliamo rileggere con un nuovo applicativo che non è capace di leggerli. Se avessero usato, scusate, se avessero usato un formato aperto, questo problema non si sarebbe posto, diciamo, perché semplicemente all'inizio, negli anni 80, sarebbe stato salvato quel documento, quei documenti in un formato aperto e sarebbero stati letti dal formato aperto. Il problema non sarebbe esistito. Quindi sì, la storia horror non può finire bene con queste premesse, ma con premesse diverse non ci sarebbe neppure stata. Quindi a questo punto abbiamo la domanda, perché usare i formati aperti? Beh, questo era già uno dei motivi. E infatti uno dei motivi che è sicuramente più semplice da chiarire è che i formati di dati invecchiano in fretta, però i dati sono utili molto più a lungo. Infatti a volte è un problema molto recente, se ci fate caso, perché a volte è molto più facile leggere dati antichissimi di quanto non sia leggere dati moderni ma digitalizzati. Un esempio, 2200 anni fa venne prodotto un documento chiamato la Stele di Rosetta, è una pietra, una lastra di pietra, che praticamente riporta un'iscrizione in tre lingue, il geroglifico egiziano, il domotico, demotico e il greco antico. È un testo scomposto nel 200 a.C., come dicevo, in onore del faraone Tolomeo. E praticamente questo documento è fondamentale perché quando gli archeologi l'hanno trovato erano capaci di leggere il greco, non conoscevano la lingua egizia, ma riuscirono a decodificarla partendo appunto da questo documento in tre lingue, un po' come quando avete i sottotitoli in un film, fate finta. Loro l'avevano inventato già da un bel pezzo. Il documento è perfettamente leggibile, è una pietra per carità, ma uno che ha fatto il liceo classico è capace di leggere la parte greca. Oggi, non è male. Andando un pochettino più avanti nel tempo e più vicino a noi, 250 anni fa, la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America venne scritta nel 1776, circa 250 anni. Questo documento è scritto su carta di canapa per essere precisi, scritto a mano, è scritto in inglese, è un documento che è lì perfettamente conservato, lo potete guardare, andate dietro nella sua teca, ve lo leggete anche bene perché è scritto in inglese, è una lingua che si legge anche abbastanza facilmente. E è il documento con cui le colonie nordamericane e britanniche si emanciparono dalla madrepatria, scatenarono la guerra di indipendenza e alla fine da questo nacquero fondamentalmente gli Stati Uniti d'America. È uno dei documenti più importanti per quanto riguarda il continente nordamericano. Ma lo leggiamo perfettamente, stiamo parlando di 250 anni fa di documento, eh? Non ci sono problemi di formato. 40 anni fa, qui siamo molto più vicini, questi sono vecchi word processor, quello più in alto che vedete nella slide è WordPerfect.
un'interfaccia ripugnante, menu in basso e roba del genere. Quello al centro è il mio amico WordStar, quello di prima, e quello davanti è Word, pensate un pochino, questa roba blu e nera che vedete si chiama Word, Microsoft Word, per MS-DOS. Il menu era in basso, non avevano ancora capito a fare i menu a tendina. Li hanno inventati dopo i menu dall'alto. E questa roba è... Dunque, le prime due sono abbandonati totalmente, le software house sono fallite, quindi ho scelto WordStar nella mia storia per quello. Ma anche Word non era tanto meglio, perché garantito, i file che salvava questo Word qui non li leggete oggi senza perderne i tre quarti. In realtà, nella maggior parte dei casi, se vi va molto molto bene, riuscite a recuperare il contenuto testuale. Ma deve andarvi bene. Formattazione, layout, qualunque cosa, quella cosa che sembrava un libro, beh, scordatevela, quella l'avete persa per sempre, a meno di non recuperare l'hardware originale. E stiamo parlando di 40 anni. Non è è una cosa importante. Quindi, in effetti, rispondendo a una delle prime domande, perché? Beh, per l'archiviazione a lungo termine. Perché dobbiamo conservare questi dati per più tempo del il software tra 6 mesi mi scade la licenza e sono fregato. No, il dato mi serve dopo i 6 mesi. Il contratto mi serve per 100 anni, non per 6 mesi. E infatti andiamo a vedere le linee guida dei principali enti di conservazione documentale al mondo. E AGID è uno, indubbiamente, ma giusto per estendere il campo abbiamo gli archivi nazionali degli Stati Uniti. L'URL che vi sto fornendo è la tabella dei formati di file, dove indica chiaramente questo è più adatto, questo è meno adatto. La Libreria del Congresso, uno dei più grandi istituti di conservazione del mondo, Congresso degli Stati Uniti, chiariamolo, esiste un documento sui formati raccomandati. E perfino un'istituzione del tutto priva di scopo di lucro, come il famoso Internet Archive, possiede un documento, uno statuto, che definisce quali formati di file usare. Anche lì potete usare più o meno quel che volete, però è ovvio che se adoperate un formato aperto siete tutti molto più contenti. E le probabilità di recuperare quei dati, diciamo, anche a tempo, sono sicuramente maggiori. Un altro motivo è l'interoperabilità, quindi voi potete dire, vabbè, a me che mi frega, mi salvo il documento oggi, che lo lega uno tra 100 anni o io tra 10, non è un problema. Beh, calma, potrebbe esserlo. Ma al di là di quello, il problema si potrebbe verificare anche a distanza di pochi secondi, ovvero l'interoperabilità tra diversi software. Per fare un esempio, per questa presentazione io ho scritto parte del testo originale in un editor di testo, l'ho scritto in ASCII Doctor, è un formato che mi piace molto perché si... Molto ben documentato. E poi ho usato di altri applicativi, ho usato strumenti di disegno bitmap per ritoccare le foto, ho usato uno strumento vettoriale per fare i due diagrammi con i formati, ho usato uno strumento di presentazione con cui ho scritto la presentazione che vedete. Ho usato varie cose, tra l'altro a sua volta, in questo momento la presentazione che vedete la sto leggendo con un file con un prodotto per leggere i file PDF che io onestamente non ho letteralmente mai visto. Contavo sul fatto che andasse perché semplicemente ho usato formati aperti in tutto questo. Quindi non ho avuto bisogno di testarlo un'ora prima dicendo ma chissà se funziona e poi rendermi conto no, non si legge un accidente. No, io sapevo che si leggeva. Ho passato letteralmente il documento via mail e lo vedo ora per la prima volta, letteralmente. Questo, ripeto, non è il mio computer. E per la distribuzione di contenuti, diciamo, una pubblica amministrazione che debba dare ai cittadini un documento, è bene che si accerti che il cittadino lo possa leggere e conservare in ogni momento. E in generale, chiunque debba fornire del materiale digitale, contando sul fatto che verrà letto senza problemi. Stanotte io ho passato questa presentazione al cameraman, che vedo e saluto, ciao Stefano, e lo ha letto senza problemi, perché era un formato aperto. Non gli ho neanche chiesto, l'hai letto bene? Si leggeva bene, per forza che doveva leggerlo bene. Ho usato un formato che garantiva che venisse letto bene. Questa cosa è molto utile. Dunque, quindi sì, riguarda veramente anche tutti noi, perché banalmente se qualcuno qui nelle scuole dovrà fare la ricerca a fine anno, roba del genere, probabilmente userete un computer, probabilmente dovrete fare una tesina, dentro questa tesina ci dovete mettere dei testi e probabilmente qualche immagine. Direi che è molto comodo sapere che potete incorporare i testi, le immagini, i contenuti multimediali senza dovervi preoccupare di impazzire a tradurli, senza di dovermi preoccupare del fatto che quel formato lì lo legge solo quel programma lì. No. Basta che abbiate l'accortezza di usare dei formati leggibili un po' da tutti, perché sono formati aperti, guarda caso. Inoltre c'è un dettaglio marginale, ovvero non avere vincoli con le sorti, i capricci di un produttore. Vi fallisce il produttore del programma, siete fregati, letteralmente. Vi fallisce Word Pro, Micro Pro, insomma la ditta che faceva WordStar, siete fregati.
Il produttore decide di cambiare formato perché quello nuovo è più moderno. Siete fregati, mi spiace. Avete qualcuno che dice no, il formato che stai usando è brevettato, non puoi più usarlo e quindi blocca qualunque tipo di utilizzo di quel formato. È successo in più di un'occasione. Siete fregati. Se invece usate un formato che è garantito per essere stato verificato da una commissione specializzata che lo ha analizzato in tutte le sue parti, beh, non siete affatto fregati. Quel formato verrà letto e scritto. Funziona, semplicemente. Bene, adesso che vi ho fatto la parte bella, beh, vediamo, ci sarà anche qualche difetto in tutto questo, altrimenti il mondo userebbe Open Data, Open Format per fare qualunque cosa. Beh, ne vediamo uno. Beh, intanto non sono ottimizzati per lo spazio, sono grossi, tipicamente. Perché non sono grossi? Per la semplice ragione che non è il primo problema. Quando si fa un formato, tipicamente, si cerca di renderlo più veloce da leggerlo, più comodo, più compatto. In questo caso no, quello che si vuole puntare è deve essere il più leggibile possibile. Quindi, che poi sia anche grosso, non è il punto chiave e quindi diventa grosso se non lo ottimizzi. È un problema, ma non è così grosso, obiettivamente. Scusate la parola grosso usata due volte, non è un grande problema, per la semplice ragione che i computer moderni sono sempre più potenti. Sarà una risposta pigra, me ne rendo conto, ma questa cosa vale anche per i videogame. Insomma, quando ero piccolo giocavo con i videogame del Commodore 64 con 48K di RAM libera. Ora per giocare occorrono 3, 4, 5, 10 giga come minimo. Il computer esiste, un telefono cellulare moderno legge tranquillamente qualunque formato di file vi passi per la testa, compreso quelli più perversi. Quindi è un problema, ma è un problema risolto dal fatto che la tecnologia costa sempre meno, fondamentalmente, ed è sempre più potente. Quindi c'è, ma riguarda soltanto casi in cui abbiate delle limitazioni di spazio veramente micidiali. Non sono ottimizzati per le prestazioni. Ecco, tornando all'esempio del dump di memoria di prima, quello da un punto di vista delle prestazioni è ottimale, è perfetto. È la memoria, la buttate giù, la tirate su. Meglio di così non potete fare. Usate un formato aperto, beh, la cosa cambia completamente, perché ovviamente il dato perde completamente di... come si dice... Non ha questo tipo di ottimizzazione perché è ottimizzato soltanto per essere leggibile. Deve contenere dati extra, deve contenere delle modalità con cui sono scritti che non sono legate al vostro sistema operativo, al vostro hardware, a cose del genere. No, è fatto per essere il più portabile possibile. Quindi probabilmente ha un costo maggiore da un punto di vista della potenza di calcolo, fondamentalmente. È un problema? Sì, è un problema se state usando un microcontroller per leggerlo, sicuramente. Ma se non state usando un microcontroller per leggerlo, ma state usando un computer vero, magari bello potente, magari nuovo, è un problema che di fatto viene automaticamente risolto dal computer stesso. Passiamo a un problema vero. È difficile aggiungere funzioni dedicate. Cosa vuol dire? Io ho un programma, salvo dei dati, a un certo punto mi rendo conto che vorrei salvare degli altri dati, salvarli meglio, indicare qualcosa di più concreto. Come posso fare? Dipende. Se il formato è mio, l'ho inventato io, questo problema non esiste. Aggiungo semplicemente la funzione. Sì, mi stanno accecando in questo momento, quindi ringrazio. Grazie, molto meglio. Grazie. Stavo carbonizzandomi. Da buon informatico sono probabilmente un mezzo vampiro. No, dicevo, è difficile aggiungere funzioni dedicate. Cosa vuole dire? Se io ho una funzione che voglio aggiungere, tipicamente questa cosa in un formato aperto è molto complessa. Perché i formati aperti sono... Ok. Un formato aperto è il prodotto del lavoro di un comitato. Si chiama Design by Committee, il termine americano che si usa comunemente. E normalmente in termini spregiativi, perché indica è una cosa lenta e farraginosa. La missione NASA, le ultime missioni NASA sono Design by Committee, per intenderci, non quelle SpaceX, e infatti sono dei rottami pesantissimi. E anche vecchi di 30 anni. Però questo cosa vuol dire? Che aggiungere una nuova funzione richiede una nuova discussione, richiede una nuova serie di specifiche, bisogna valutare tutta la compatibilità all'indietro e all'avanti, occorre vedere di mettere d'accordo tutti, finalmente si può mettere fuori un nuovo documento e questo nuovo documento invece dovrà essere cambiato soltanto quindi da questo comitato. Bene. Questo è un vincolo? Sì, è un vincolo, però in realtà è esattamente ciò che vogliamo, se ci pensiamo. Perché noi vogliamo qualcosa che possiamo leggere in qualunque momento a distanza di un tempo infinito di tempo, non semplicemente
oggi e solo con questa versione del software. Quindi, alla fine dei conti, sì, è molto complesso, ma contemporaneamente non è un problema, ma è addirittura un vantaggio. Cioè, se ci rendiamo conto che i nostri requisiti sono quelli che ho espresso prima, questo è esattamente ciò che noi vogliamo ed è il suo più grande difetto in un certo qual modo. Quindi se dovessimo fare un bilancio, no, costi-benefici, questo sarebbe un costo e un beneficio. È un costo se sei il produttore del software e vuoi aggiungere nuove funzioni. È un beneficio se sei quello che deve trasmettere dei dati e garantirsi che verranno letti sempre. Qualche esempio, poi possiamo anche decidere di aver fatto giornata fondamentalmente. Beh, partiamo dall'Open Document, è il formato principe in questo caso, è il formato con cui ho scritto questa presentazione prima di trasferirla in PDF. Provate un po' a indovinare di cosa parlerò dopo. L'Open Document è uno standard, OASIS. OASIS è la più importante istituzione di standardizzazione per formati documentali. È stato formalizzato nel 2006, è basato su XML, che è un altro formato open, compresso in un archivio zip. È una directory, fondamentalmente. Se lo aprite potete aprirlo tranquillamente. È letto, gestito e scritto da un'ampia gamma di applicazioni. LibreOffice non è l'unico. Infatti noi diciamo abitualmente Open Document è il formato di LibreOffice. No, Open Document è un formato standard di OSIS. LibreOffice lo usa, ma lo usa tanta altra roba, compreso Word, tranquillamente. Esiste anche una standardizzazione ISO. Avrete forse sentito parlare di ISO, il più grande e famoso ente di standardizzazione, ma questa standard ISO paradossalmente è meno prestigioso, perché è molto più importante il fatto che sia stato standardizzato da OASIS. Pensate un po', quanto è standard? Quindi usare Open Document non significa uso questo perché lo sta usando il programma gratuito e quindi mi tocca usare Open Document. Un accidente. Usare Open Document vuol dire sto usando il miglior formato possibile. È una bella differenza. Ecco, OpenXML è un po' il fratellino cretino di Open Document. È uno standard proprietario. È nato esattamente quando Microsoft faceva parte della commissione che stava scrivendo Open Document e a un certo punto Microsoft ha alzato la manina e ha detto ma io vorrei aggiungere le mie estensioni. E gli hanno detto no, no, è un formato aperto, le tue estensioni non te le aggiungi, le tue estensioni se vuoi le aggiungi, le discutiamo e facciamo una nuova versione del progetto, ma non aggiungi le tue estensioni, altrimenti cosa stiamo facendo a fare un formato aperto a fare? E lui ha detto allora me ne vado. C'è una celebre frase attribuita a Bender in Futurama sul farsi il proprio casino, eccetera, con squilli di lusso e quant'altro, ma è più o meno quello che ha fatto. Ecco, questo qui è il casino con le squillo di lusso di Microsoft. È fatto esattamente alla stessa maniera di Open Document. È un insieme di file XML compressi all'interno di un file zip. Però sono diversi e sono incompatibili. E dal momento che pareva brutto ha detto vabbè dai lo facciamo standardizzare, quindi chiese ad un ente di standardizzazione svizzero chiamato ECMA, è un'istituzione molto importante ma ha il brutto vizio di lavorare per denaro, e quindi è uno standard perché è uno standard ECMA, come lo è JavaScript che è ECMAScript per esempio, come lo è TypeScript che è un formato ECMAScript anche lui. Questo è uno standard ECMA, molto molto meno prestigioso di OASIS intanto. E comunque sì, è vero, è stato approvato da un gruppo di esperti indipendenti, ma è ancora un formato proprietario, lo ha fatto Microsoft, si riserva il diritto di cambiarlo quando gli pare, fondamentalmente, e di aggiungerci tutte le sue belle estensioncine che voleva aggiungere nell'Open Document. Non è che sia proprio il top come formato, eh? Quindi l'ho messo perché è il fratellino cattivo, fondamentalmente. E adesso veniamo ai PDF. Ecco, PDF nasce come una evoluzione, è stato fatto da Adobe System, quella delle stampanti, quella di tanta altra roba, quello del reader per la cronaca. Il PDF è un formato di file che è nato negli anni 90, all'inizio degli anni 90, ed era un'estensione, un'evoluzione del formato PostScript. PostScript era un linguaggio che serviva per programmare le stampanti professionali, quelle delle tipografie in pratica. Quindi è un linguaggio che serve a descrivere una pagina stampata. In effetti un PDF, per molti aspetti, è una pagina stampata. In realtà lo hanno esteso, migliorato, reso ancora più completo, e hanno fatto un lavoro veramente egregio, tant'è che al momento può essere utilizzato per distribuire qualunque tipo di documento elettronico in modo indipendentemente da chi lo dovrà leggere, letteralmente. Voi fate un PDF, ve lo legge letteralmente un telefono. Dentro ci potete mettere qualunque tipo di dato multimediale, ha estensioni e sottoformati di ogni genere. Il PDF ha invece un sottoinsieme del PDF ed è stato progettato per l'archiviazione a lungo termine. Ovvero, riepilogando, il PDF è un formato aperto, assolutamente aperto, e può essere usato per qualunque tipo di documento multimediale, tipicamente testi, ma non solo. Il PDF ha un sottoinsieme di questo formato, quindi una versione ridotta, chiariamola, ed è uno standard ISO 19005. Che cosa vuol dire che è fatto per l'archiviazione a lungo termine?
Mi è stato chiesto prima, ci sono dei programmi che ve lo garantiscono? C'è un hardware che ve lo garantisce? No, non possiamo garantire una filiera di conservazione a livello di hardware. La filiera di conservazione a livello di hardware e di procedura è garantita dalla norma ISO 27001, giusto per piccola nota, ma non ha nulla a che vedere con i formati aperti. Qui stiamo parlando semplicemente di cosa c'è dentro a quel file e come è stato scritto. Perché lo garantisce? Perché pone dei limiti, tra cui, per esempio, vi obbliga ad incorporare tutti i font nel documento. Se vi è capitato di aprire un documento di qualunque altro formato, anche Word, ma anche OpenOffice, anche un stesso PDF normale, e non avete il font installato sulla macchina, quello che vedete è sì, lui ci prova, povera bestia, a leggerlo, ma non sarà identico a quello che voi avete prodotto, non sarà formalmente identico. Mentre il PDF A vi impone, devi incorporare il font nel PDF. Quindi è una cosa che può fare qualunque PDF, ma qui avete un obbligo. Stessa cosa vale per l'uso delle macro. Un PDF può contenere del codice di programma. Un PDF può scrivere cose, può estendersi, può automodificarsi. Pensate che roba, faccio un contratto e gli carico una macro che legge, lo posso fare? Legge l'orologio di sistema, per i primi 2 anni è perfettamente identico. Dopo il terzo anno questa cosa va a automodificare in fase di lettura gli importi. Si può fare? Sì, si può fare tecnicamente, lo posso pure firmare digitalmente. Una volta che l'ho firmato digitalmente diventa incontestabile. Posso usare un PDF per fare un contratto? Se non sono molto furbo, sì. Se sono un po' più furbo, no. Uso un PDF A, perché il PDF A mi impedisce di avere delle macro. Quindi quello che io scrivo oggi sarà identico, non solo da un punto di vista dei contenuti generali, ma proprio identico a quello che vedrò tra 5 anni o a quello che vedrà qualcun altro se lo dovesse leggere anche domattina, ma con un'altra macchina, un altro computer, con un'altra dotazione di font o anche con un telefono, per esempio. Quindi l'archiviabilità è garantita dal fatto che fondamentalmente è un documento che non può essere modificato da solo, quindi perché perde i font, perché si automodifica con le macro, perché le immagini sono salvate in un formato che potrebbe dare delle ambiguità, immagini con sfondi trasparenti, per esempio, in alcune sottospecifiche sono vietati, c'è tutta una serie di vincoli. Conosco abbastanza bene questo formato perché lo usiamo pesantemente in ambito amministrativo, perché ovviamente è il formato più bello quando dovete fare archiviazione a lungo termine, come potete intuire, è stato inventato apposta. Meglio di lui al momento non c'è quasi niente. Poi, giusto per chiudere, formati aperti basati sul testo puro, in pratica, quindi potete usare formati aperti. Quasi tutti i formati di testo sono aperti, ma una rapidissima carrellata, poi mi dicono che devo tagliare. L'XML è sicuramente il più indicato, è versatile, è potente, può essere utilizzato per fare qualunque cosa, ha di molto bello che è perfettamente documentato ed ha la possibilità di essere perfettamente documentato tramite, per esempio, un altro linguaggio che si chiama XML Schema. Quindi io posso descrivere una struttura dati in tutti i suoi elementi e non è ambiguo, semplicemente perfetto per dati enterprise. JSON è un po' il fratellino scemo, è derivato dal linguaggio JavaScript, non è così forte, ha una pessima capacità di essere tipizzato. Ma il vantaggio è che è facile da leggere e da scrivere fondamentalmente. Il CSV è il formato più antico, le tabelle sono scritte in CSV, chi ha qualche anno avrà esportato tabelle in CSV per tutta la vita. Per quanto incredibile a dirsi, ha pure una specifica che lo standardizza, che è la RFC 4180. Visto da fuori sembra facilissimo da leggere, appena cominciate a leggerlo vi rendete conto che ha miliardi di gaboline, come si scrivono le stringhe, si fa l'escape dei caratteri, gli spazi come li gestisco, se metto una virgola dentro ad un sblocco di testo mi spacca il campo, non me lo spacca, tutta roba che abbiamo visto e chi non l'ha vista siete ragazzi fortunati, non usate CSV in generale, usate altri formati, a meno che non dobbiate averli molto molto compatti perché CSV è piccolissimo, quindi in termini di dimensioni questo è il più piccolo. YAML e TOML sono linguaggi di configurazione, sono evoluzioni di JSON o dell'INI di Windows. Sono usabili, li ho messi per completezza fondamentalmente. Sicuramente il più usabile, il più comune è XML per molti di questi casi. Se avete un documento vero, XML andate sempre sul sicuro. Direi che ho sforato di poco, no? Dai, sono sui 45 praticamente puliti, infatti direi che posso anche ringraziarvi per la sopportazione. Buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Coatti. Oggi vi parlerò di un progetto che ho fatto quest'estate. Il nome è un po' strano, vabbè, dopo ci arriverete, questo P-corto, una coniugazione di due parole messe insieme. Benvenuti intanto tutti al Linus Day edizione 2023.
Quello di cui voglio parlarvi oggi è della mia avventura di quest'estate. La premessa è che un po' di anni dopo il Covid ho deciso di passare l'estate, tanto lavoro in faccio lo sviluppatore di applicativi per Linux Embedded e quindi lavoro prevalentemente in smart working, non ho bisogno di essere in presenza. Per cui tendenzialmente è già 3 anni che mi trasferisco in Val di Non, in Trentino, a circa 1000 metri di quota. Il clima mi aiuta perché soffro il caldo e rimango su da circa metà giugno fino a fine agosto. Questo è il terzo anno di esperienza e quest'anno praticamente si è aggiunto un compito in più, chiamiamolo così, gestire un orto. Questo, sono in una casa, praticamente una vecchissima casa del 1900, come tutte le case di questi paesini di montagna hanno un pezzo di terreno dedicato alla coltura del proprio orticello. E chiaramente cosa ho fatto? Non è che ho fatto un orto puro e semplice, ma ho voluto metterci la mia esperienza di maker dentro. Cioè a me piace comunque studiare le cose e farmele. Chiaro che se uno va, dice, investo soldi, prendo centraline già fatte e tutto quanto, è facile fare i sistemi di irrigazione e tutto quello che serve per gestire un orto di una certa dimensione. E vi parlerò anche in modo un po' particolare degli errori e delle sfortune che ho avuto in itere, perché comunque, diciamo, fanno parte anche questa dell'esperienza di un maker. Io credo di essere uno che gli piace produrre gli oggetti e imparare anche dai propri errori. Quindi l'esperienza completa per me non è solo arrivare all'obiettivo finale che poi non raggiungi mai, perché dici sempre ci sarebbe anche questo che potrei fare e mi piacerebbe aggiungerlo. Quindi penso sia anche uno stile di vita. Tutto ha avuto inizio un po' prima di quando di andare su, perché a maggio mio figlio, che vive già da parecchi anni su in questo paesino del Val di Non, dice avremo voglia di fare questa esperienza. Quindi la parte più faticosa, quella di vangare il terreno che erano tantissimi anni che non veniva utilizzato, costruire una serra fatta in casa e tutto quanto, l'hanno fatta lui, la sua compagna e la famiglia della sua compagna che vivono lì. Quando dice tu arrivi, devi gestire, chiaramente devi annaffiarlo, tirare via le erbacce e raccogliere i frutti dell'orto, che poi condividiamo tra tutte le famiglie. Naturalmente ho accettato la sfida, ho detto va bene, già col pensiero che ci avrei fatto qualcosa a livello di informatizzazione. Questo è l'orto, non ho fatto molte foto, mi scuso. Questo è quello che mi sono trovato più o meno a metà giugno, quando sono arrivato su. C'era questa serra già abbastanza grande, dove dentro d'estate chiaramente fa un caldo pazzesco, però sembra che alle piante piaccia, perché diventa un ambiente con un suo microclima. E avevano piantato zucchine, pomodori, fagiolini, melanzane, cipolle, porri, sedani, finocchi, insalata, broccoli, cavolo, carote, bieta. Poi qualcosa mi sarò scordato anche. Ah, c'erano anche delle piante di lampone lì vicino, ma quelle erano già lì, quindi era un surplus. Praticamente c'era questo... Ecco, le cose che sono arrivate subito sono state le zucchine. Erano piante di tipo diverso, quindi tutti i giorni andavano annaffiate, perché se no non vengono su. Di fatto serviva circa una mezz'ora per fare il giro completo. Si usava degli annaffiatoi, perché dentro la serra non si andava con la gomma, insomma. Poi c'era anche una parte all'esterno della serra. Ho fatto un po' di colti, più o meno arrivavamo a 250 litri tra annaffiatoi e tra quello che erogava la pompa, che insomma comunque di acqua ne andava via parecchia. E quindi ho cominciato a pensare un sistema per usare meno acqua. È una risorsa lassù, quindi bisogna risparmiarla, anche qui da noi poi volendo. Ho cominciato a studiare, a casa mia ho già i balconi
che sono gestiti in automatico andando via tutta l'estate. Praticamente ho dei mega serbatoi, mega, insomma, uno da 120 litri e uno da 60, che annaffiano in automatico, adesso due volte al giorno, le piantine con dei gocciolatori, quelli piccolini, insomma. E c'è una pompa che tutti i giorni, 2-3 minuti, si aziona al mattino e alla sera, negli orari un po' più freschi, ed eroga l'acqua che serve per mantenere in vita queste piante. Hanno un'autonomia di un mese, quindi una volta al mese poi va riempito di nuovo il serbatoio. Ho detto, vabbè, dico, per fare questa superficie devo trovare un altro sistema, perché comunque, a parte che i gocciolatori costano parecchio, e parlando con qualcuno del posto mi ha detto, usa l'ala gocciolante, di cui io non avevo mai sentito parlare se non qui in Val di Non. Voi sapete tutti che la Val di Non è nota per le mele, e praticamente quando ho iniziato ad andare in Val di Non, che parliamo del 2000, capitava spesso che d'estate, a metà estate più o meno, finiva l'acqua. Perché? Perché dovevano irrigare i meletti. L'irrigazione allora era a pioggia. Quindi, in conseguenza a questo, i laghi, che avevano due laghetti in questo paesino, che servivano apposta per fare da riserva d'acqua per irrigare i meletti, si seccavano e dovevamo razionare anche l'acqua da bere. Questo era il risultato. Quindi, cosa hanno fatto? Hanno spronato gli agricoltori, i comuni del posto, ad utilizzare l'ala gocciolante. Questo là è un esempio di come è fatta. Praticamente è un tubo fatto di una plastica particolare, e i comuni lassù la regalavano addirittura agli agricoltori per fare il passaggio dal sistema di irrigazione tradizionale a questo sistema. E vi assicuro che oggi il problema, anche se abbiamo delle estati magari siccitose e così via, il problema della mancanza d'acqua non è più capitato. Perché? Perché con questo tubo praticamente si può selezionare. Ogni comune, tra l'altro, dava i buchi in posizioni diverse. C'era quello che lo dava con i buchi ogni 40 centimetri, ogni 60 centimetri, o addirittura ogni 80 centimetri, dipendeva da come era fatto l'impianto. Comunque, di fatto, si riduce moltissimo la quantità d'acqua utilizzata, perché esce goccia a goccia ed esce direttamente sulla radice. Non c'è spreco di acqua, perlomeno molto meno. Quello che ho trovato io, perché in un orto chiaramente le piante sono più fitte, è stato un tubo che avesse i buchi un po' più vicino, nel mio caso uno ogni 20 centimetri. E l'altra cosa bella di questo sistema di irrigazione è che non ha bisogno di pressioni di esercizio alte. Quello che ho a casa devo avere almeno una pressione di un bar, tipo quella che avete nei rubinetti, perché sennò i gocciolatori non funzionano bene. Invece qui basta 0,1 bar. C'è praticamente una pressione veramente proprio bassissima. Sicurezza. Allora, per annaffiare si potrebbe dire, beh, mi attacco al rubinetto. A parte che usare l'acqua direttamente dai rubinetti, c'è il cloro, ci sono tutte queste cose qui. Quindi ho sempre preferito utilizzare un serbatoio. Questo perché? Perché parto prevenuto, dico, il mio programma può avere un problema, oppure può esserci un problema elettrico, rimane il relè aperto, azionato, il rubinetto comincia a buttare fuori acqua e perdo tantissimi litri d'acqua. Quindi non ho... Se invece succede qualcosa a una cisterna, la quantità è limitata, anche se qui parliamo comunque di un serbatoio cisterna da 1000 litri, quindi è un metro per un metro per un metro, e dentro ci sta una certa quantità d'acqua. Questo perché? Perché comunque volevamo avere una certa autonomia di giornate prima di doverla riempire di nuovo. Costano abbastanza, perché costano, mi sembra, più di 200 euro, però col passaparola nei paesini abbiamo trovato uno che ne aveva una vecchia che non usava più e ce l'ha regalata in pratica. Quindi ha detto venitevela a prendere, e noi ce siamo andati a prendere e abbiamo trovato la cisterna dove mettere l'acqua. Dopodiché, energia. Per far andare il mio impianto potevo usare la corrente di casa, però anche qui, per motivi di sicurezza, e comunque l'orto non è proprio attaccato alle prese elettriche, ho deciso di passare tutta l'alimentazione da energia solare. Ho trovato un pannellino da 20 watt
classico pannello, quelli da esterno, con il suo regolatore e un kit, quindi te lo danno già anche col regolatore di cariche che si collega poi alla batteria. La batteria ne ho cercata una, la più economica che ci fosse, in questo caso era una batteria da moto, quindi una batteria abbastanza piccola da 8 ampere, 12 volt. Dopo i calcoli li ho fatti un po' dopo, vabbè, non sono stato bravo in questo caso a fare calcoli prima. Per erogare l'acqua a casa mia uso delle pompe a membrana, sono tipo quelle che ci sono sui camper, sono esterne al serbatoio. Queste creano una depressione, quindi risucchiano l'acqua dal serbatoio e la immettono in pressione nelle tubature. Con queste, diciamo, si riesce a utilizzare gli erogatori, quelli a goccia classici. Per l'ala gocciolante, invece, avendo bisogno di una pressione molto più bassa, parliamo di 0,1 bar, è sufficiente una piccolissima pompa da sentina. Questa qui che ho trovato, che è della Siflo, se non ricordo male la marca, ma ce ne sono anche altre, è una di quelle più note, classico colore arancione bianco, è da 16 litri al minuto. Qui ho fatto un po' di conti, vabbè, ogni buco dell'ala gocciolante eroga circa 2 litri all'ora, quindi l'acqua non esce molto forte, diciamo così. Con i 16 litri della pompa riesco a alimentare 480 buchi, uno ogni 20 cm, sono 96 metri di ala gocciolante. Io ne avevo comprati 100, poi in realtà l'orto al momento è circa metà e quindi è possibile un'espansione futura dove utilizzeremo anche tutto il resto dell'ala gocciolante. Tra l'altro questa ha un consumo veramente basso, dopo ve lo farò vedere. La pompa a immersione, come anche le pompe a membrana, più quella a immersione, hanno il problema che se la fai andare senza acqua, dopo un po' si rompe. Quindi, come si risolve il problema? Bisogna mettere un sensore, quelli a galleggiante, che si inseriscono dentro il serbatoio. Quindi, di fatto, lo metti sul fondo. Quando il livello dell'acqua va sotto un certo punto, in questo caso è lungo 10 cm, quindi comunque rimane un certo agio di acqua sul fondo, 10 cm circa, di fatto lui è come se fosse un interruttore. Quindi nel momento in cui il galleggiante sta in alto, l'interruttore è chiuso e l'impianto chiaramente lo rileva e aziona la pompa. Nel momento in cui il galleggiante scende, l'interruttore si apre e quindi di fatto interrompo, se stavo annaffiando interrompo l'erogazione, e quella successiva non partirà neanche, perché sennò rischiamo di usare la pompa senza acqua e dopo poi la rompiamo. Veniamo alla parte più simpatica, l'elettronica, e da qui poi da cosa è arrivato il nome. Per fare questo impianto ho deciso di usare il Raspberry Pico W. E la versione successiva, l'anno scorso chi ha visto il Linus Day, ho parlato del Raspberry Pico, pure semplice, che è un prodotto che è uscito un paio d'anni fa. Di cosa si tratta intanto? È un microcontrollore, non è un computer vero e proprio, è un aggeggio molto più piccolo. Se vogliamo fare una similitudine, è molto simile agli Arduino, tant'è vero che poi ci si può sviluppare con l'ambiente di Arduino anche lui. E esistono anche poi degli Arduino fatti con lo stesso micro, quindi Raspberry Pico W è fatto da un micro che si chiama RP2040, che è un prodotto studiato e progettato dalla Raspberry Pi Foundation, che tutti oramai conoscono perché ha fatto le motherboard dove gira Linux, di fatto. Sono motherboard comunque piccoline, formato carta di credito, chiamiamolo così, stanno evolvendo, adesso siamo già alla versione 5 per dire. Quelle sono veri computer, oramai di fatto, perché lì parliamo di quad core, di giga di RAM e tutto quello che ne segue, uscite video HDMI. In questo caso invece è un oggetto piccolissimo, quindi piccolissimo e anche con capacità molto ridotte. Parliamo di qualcosa che ha 268K di RAM, per dire, o 2 mega, che sono già tanti rispetto a un Arduino, 2 mega di flash, quindi quella dove si memorizzano gli applicativi. Il W sta perché ha un chip che gestisce il Wi-Fi,
Quindi di fatto Wi-Fi e Bluetooth ultimamente hanno abilitato anche quello. Di questi ne sono procurato un bel numero. Perché? Perché costano 7-8 euro. Non comprateli su Amazon perché lì vi fanno pagare di più. In questo caso, il resto dei prodotti più o meno me li sono procurati lì, ma in questo caso il prezzo di vendita è molto più caro. Comunque viaggiano su quella cifra. Qual è stato il mio problema? Qui nel disegno vedete che non c'è però un Raspberry Pico W, ma c'è un Arduino Nano RP2040, che è appunto il prodotto fatto con lo stesso micro, ma fatto dalla comunità Arduino. Cos'ha di diverso? Allora, il micro è sempre lo stesso, però la parte Wi-Fi ha un altro chip e quindi è completamente diverso dalla parte, diciamo, di modalità wireless. Perché ho usato questo all'inizio? Perché il Pico non funzionava. Gli esempi che c'erano nelle librerie di Arduino IDE, provandoli, si bloccavano tutti, dicevano Wi-Fi in modalità access point non te lo faccio andare. Cos'è il Wi-Fi in modalità access point? Praticamente è una modalità in cui il vostro oggetto non si collega a un router o a un elemento presente, ma fa lui stesso da router. Chiaro che non vi dà l'accesso a internet perché è un oggetto a sé stante, però di fatto è una modalità che a me faceva comodo perché comunque il mio impianto non era a portata di segnale rispetto al Wi-Fi di casa, ad esempio. Avevo un router tipo quello che ho qui oggi, che però come rete non arrivava a quella distanza. Tra l'altro la casa dei muri di vecchissima pietra da un metro di spessore e quindi il segnale lì morto, non arrivava a niente. E quindi all'inizio ho usato questo Arduino Nano RP2040, che aveva anche della roba di cui non me ne facevo niente, tipo un sensore a 6 assi, tipo un microfono integrato, cioè tutte cose. E tra l'altro aveva anche molta più RAM, perché invece dei 2 mega del Pico W, questo ne ha 16. Però vabbè, non ho bisogno di tutto questo spazio. Con quello il Wi-Fi funziona bene. A cosa ho aggiunto al progetto? Qui vedete adesso c'è solo due dei tre pezzi aggiuntivi. In pratica ho messo quello che si chiama un orologio, perché già pensavo a fare una cosa automatizzata che a una certa ora azionasse la pompa. L'orologio si può anche chiamare RTC Real Time Clock. È usato il DS3231, che è un oggettino che costa abbastanza poco, per fortuna, è già assemblato, c'ha i suoi piedini, dopo poi vi spiegherò un attimo come si collega, e con quello riesco ad avere un orologio che ha una precisione di circa, se lo sincronizzate bene, perderà 1 o 2 secondi all'anno circa. L'altro oggetto che ho aggiunto, che qui non si vede nella foto, è un sensore di corrente, è un componente della Texas Instruments e si chiama INA 219. Perché ho messo questo oggetto? Perché volevo misurare, visto che andavo ad energia solare, quanta corrente stavo utilizzando il mio impianto, sia in modalità, diciamo, idle, quindi mentre non sta facendo niente, ma soprattutto quando comunque era nella modalità in erogazione, quindi con la pompa accesa. Questo perché per fare un po' di calcoli e capire se la batteria avesse abbastanza autonomia. Per ultimo, ma indispensabile, un relè, perché devo poter azionare la 12 volt per far andare la pompa. Quindi parlavamo delle misure, qui sono i due componenti, vedete che c'è una batteria a bottone, quella serve perché quando non è alimentato l'orologio comunque va avanti lo stesso, deve proseguire il conteggio del tempo. E per farlo ha bisogno di una batteria a bottone. Con questo di solito arriva a 4-5 anni di autonomia, quindi anche se non viene alimentato, l'orologio mantiene l'orario. Questi orologi, tra l'altro, avremo un problema nel 2099, perché secondo me dopo vanno in crea. Comunque vabbè, un problema del futuro che probabilmente non ci toccherà. Come comunicano questi oggetti qui? Vedete che ci sono 6 pin, in realtà di questi io ne ho usati solo 4, perché il GND sarebbe
la messa a terra, il VCC è l'alimentazione. In questo caso io li alimento tutti a 3,3 volt, perché c'è un convertitore nell'Arduino e anche nel Pico che dalla 5 volt con cui lo alimento mi dà una 3,3 in uscita. Perché dico questo? Perché i segnali comunque in questo tipo di progetti, negli Arduino tradizionali si usavano tutti i segnali a 5 volt, invece qua si usano tutti i segnali a 3,3 volt. Se andassi a 5 rischio di bruciare le entrate e quindi di fatto bisognerebbe mettere dappertutto dei componenti che fanno una transizione di segnale, cioè lo abbassano di tensione. E quindi uso in origine, perché tanto sono certificati per farlo, segnali a 3,3, alimentazioni e segnali a 3,3. SDA e SCL sono i due segnali che funzionano con il protocollo I4C, I2C, che praticamente è un protocollo standard con cui, parlando di standard, con cui di fatto si può far comunicare, se non ricordo male, fino a 127 periferiche con solo due fili. Ognuno deve avere un indirizzo diverso, però sugli stessi fili potete comunicare con tanti oggetti e io già qui ne ho due, perché ho sugli stessi due fili, quindi SDA e SCL, l'RTC e anche il sensore di corrente. Entrambi comunicano tramite questo mezzo. Per alimentare ho dovuto mettere un step down, si chiamano così, praticamente è un DC-DC converter, cioè da tensione continua a tensione continua. Perché? Perché la batteria comunque e il regolatore di carica erogano circa, quando la batteria è carica, 14 volt, perché 12 volt, ma poi caricandosi aumenta la tensione e quindi di fatto devo abbassarla a quello che serve per alimentare invece il mio micro, che è alimentato 5 volt. Di fatto avrei anche potuto usare il connettore, perché quasi tutti questi micro hanno un'alimentazione tramite micro USB e non si vedeva prima nella foto, ma il regolatore ha anche due uscite USB. Però ho preferito usare cablaggi, perché il connettore non sa mai, si sposta o robe così, quindi per non rischiare. Questi costano relativamente poco, c'è una piccola vite per cui in ingresso si può avere fino a 40 volt e in uscita la regolate voi con questa vite che fa da trimmer e regola l'uscita, quindi l'ho regolata per andare a 5 volt. Questo è il primo risultato, fa un po' inorridire, non sono molto ordinato con i cablaggi, però bene o male, insomma, ho trovato un contenitore economico dove infilare dentro tutto, quindi c'è la batteria da moto, che si vede bene, tra l'altro ho lasciato anche tutto il cavo, con il regolatore di carica, e un po' di questi morsetti che sono molto comodi, non a vite ma con la levetta, quindi non si usa il cacciavite. E là in basso a destra, nella foto dell'immagine, vedete che c'è il nostro Raspberry, in questo caso è già la versione con il Pico W, che dopo sono riuscito a fare andare, con i due sensori, quindi con l'orologio e il sensore di corrente, e sul lato destro c'è anche il regolatore di cariche. E quindi quando ho iniziato avevo fretta, quindi dico adesso provo a farlo andare per vedere se l'acqua arriva dappertutto. E per fare il programma all'inizio ho usato Python, in particolare MicroPython. Come si fa? Praticamente su questi micro è possibile caricare una versione ridotta del Python, che è, come tutti, chi lo sa che è un interprete, non è un linguaggio compilato, quindi un linguaggio interpretato. Che comodità, che è abbastanza semplice da utilizzare. Non mi piace moltissimo, però insomma, comunque se funziona si fa anche con questo quello che uno deve fare. Ha delle prestazioni molto più basse rispetto a un programma sviluppato in C, compilato e che gira direttamente senza bisogno di essere interpretato, però di cose, di punti a favore è che comunque si trovano più esempi e comunque è molto più veloce da sviluppare. Quindi questo è il primo esempio di pagina web adattata per essere vista da un cellulare, fondamentalmente. Quindi col mio cellulare
mi attaccavo in modalità checkpoint al mio micro e lui mi ha un indirizzo ben specifico che era 192.168.4.1 e mi rispondeva a dei comandi, in questo caso l'esempio era fatto per accendere e spegnere un LED, io semplicemente l'ho adattato per accendere e spegnere la nostra pompa, quindi quella che è immersione, prende l'acqua e la butta fuori. Quindi di fatto il mio esempio iniziale era leggo l'orologio, intanto vado a vedere se funziona l'RTC, l'orologio ha anche un sensore di temperatura, quindi vedo la temperatura interna alla mia scatola, visto che stava al sole volevo vedere quanti gradi arrivava. Dopodiché azionavo la pompa a mano, cioè dicevo on e si vede lo stato della pompa accesa e nel momento in cui finivo, perché decidevo che avevo annaffiato abbastanza, premevo off. E qui è nato il primo problema. Vediamo. Qual è stato il primo guaio che mi è capitato? Che io avviavo l'annaffiatura e non riuscivo a interromperla. Perché? Perché il programma aveva un bacco, il programma di esempio aveva un errore. Dove stava? Praticamente c'è un loop infinito dentro questo programma dove aspetta qualcuno che si connetta, dice sono connesso e dopodiché aspetta che arrivino le richieste via protocollo HTTP. Non c'era un timeout. Quindi mancando il timeout, se a un certo punto uscivo dal raggio d'azione del mio access point, il cellulare si scollegava, però rimaneva perennemente dentro la request CLRQ, la quinta riga, e da lì non usciva mai. Quindi aggiungendo questo CL timeout, set timeout a 5, vuol dire che dopo 5 secondi, se non arriva niente, comunque si chiude la connessione, e tutto torna a funzionare correttamente. Quindi non fidatevi mai degli esempi perché quasi di sicuro hanno sempre qualche pecca, bisogna sempre andare a integrare. Vabbè. Questo capitava chiaramente perché non è che stavo lì a guardare tutto il tempo e quindi ogni tanto andavo via, mi allontanavo troppo, il raggio d'azione del wifi come access point del micro è limitato, non è come quello di un computer, insomma se parliamo di 20 metri, 30 metri. Dopodiché, usciti dal raggio, casca la comunicazione e da lì poi il problema era che era una scatola chiusa, no? Quindi dovevo svitare tutte le viti, aprire tutto e quindi ho aggiunto un pulsantino per accendere e spegnere dall'esterno, perché sennò tutte le volte diventava un po' un problema. Quindi, risolti questi problemi, in agosto, avendo più tempo libero, ho indagato qual era il problema del picco W per cui non funzionava in modalità access point. Questo perché Python non mi piace, poi comunque io volevo fare l'applicativo scusate, con Arduino IDE, con cui mi trovo abbastanza bene, ha già molte librerie già fatte. Anche lì ci sono le sue pecche, però di fatto mi trovo più a mio agio, insomma. E, comincio a indagare, quindi comincio a fare un po' di debug. Ah sì, una cosa che non vi ho detto di Python, uno dei motivi per cui non mi piace, l'esempio che vi ho fatto vedere prima, messo su con l'interprete aggiornato, non gira più. Questo parlando anche come di Francesco che parlava prima dei formati, anche negli applicativi Python è una cosa che penso a chi programma con questo linguaggio sia successa spesso. Cioè cambia la versione, un applicativo che avete fatto un anno fa, oggi non funziona più. Perché? Perché hanno cambiato le funzioni, hanno cambiato i parametri e quindi di fatto diventa il vostro programma, dovete rimetterci mano e riscriverlo da zero. E questa cosa a me non piace, cioè preferisco avere un linguaggio dove quando ho scritto qualcosa nel tempo riesco a ricompilarla anche se hanno aggiornato il compilatore e questo non succede, quindi questo è uno degli altri motivi per cui non sono andato avanti con gli sviluppi in Python. E, l'Arduino IDE sono passato ultimamente alla versione 2.2.1, allora forse ce n'era una un po' più indietro, comunque vabbè.
Di fatto ce ne sono ancora due versioni in corso, c'è una 2 punto qualche cosa e una 1.8, non mi ricordo più il numero, ogni tanto ne escono sempre di nuovi. Lì ci sono tante librerie e quindi ne ho trovata una che si chiama Async Web Server RP2040W. Questa qui è una libreria con già degli esempi fatti, che gestisce proprio il nostro micro, quindi l'RP2040 che è quello montato nel Raspberry Pi W, e che dentro ha un chip wireless della Cypress, il CYW43439, vabbè, questo non vi dice niente, è per avere le caratteristiche, è un wifi classico, non è ad alte prestazioni, se non ricordo male è un BGN, qualcosa del genere, ed è un Bluetooth 4 punto qualche cosa. E la libreria si compila, si carica gli esempi, ma si blocca nella creazione della modalità access point. Adesso l'hanno messo a posto, allora ci ho messo un bel po', praticamente c'era uno stato che non tornava mai, e quindi si bloccava sempre in quel punto. Di fatto bastava cambiare modalità, vabbè. Probabilmente era un esempio che veniva da qualche altro ambiente che lì non funzionava e adesso la libreria per fortuna le aggiornano e adesso i nuovi esempi funzionano perfettamente. Allora ci ho perso un po' di tempo per trovare il problema. Altra cosa, quando sono andato a assemblare la nuova versione, io quando compro i componenti, soprattutto questi INA 219, gli RTC, li prendo in pacchetti, cioè non li prendo singoli, ne prendo 4-5, beh, faccio prima, costano anche meno alla fine. Qual è il problema? Che comprandoli in questa modalità uno non è che si mette lì e li prova uno per uno, li prende, li monta e vede se funzionano. Qual è stato il problema? Che monto la mia scheda nuova e non mi funziona né il sensore di corrente né l'RTC. In pratica mi avevano venduto un INA 219 con due piedini in corto. Cosa ha fatto però? Non è che non andava solo l'INA 219, ha bruciato anche l'ingresso del Raspberry Pi. Quindi là ho due pezzettini di metallo che al momento non sono più utilizzabili, uno perché e visivamente non si vede niente, però i piedini sono in corto e quindi in qualche modo queste qui non sono più utilizzabili. Questo per dire che non sempre tutto purtroppo funziona come dovrebbe. Questo è il mio esempio, la scheda 2.0, quindi la versione con finalmente il Pico W. Io uso molto le protoboard, non so se voi sapete la differenza tra breadboard e protoboard. Le breadboard sono quelle classiche, diciamo quelle che si possono usare i cavettini cava e metti, quelli con i piedini. Invece nelle protoboard bisogna saldare. Chiaramente a me piace anche saldare, quindi di fatto ci sono più di 100 punti di saldatura. E questo perché? Perché preferisco non saldare direttamente i componenti alla breadboard, ma metto degli zoccoli in modo così che i componenti siano estraibili e rimettibili se si rompe qualche cosa. E quindi uso questi strip femmina dove inserire le schede sostituibili facilmente. Qua si vede, vabbè, c'è un po' di cavi che partono, c'è il nostro relè, ci sono i nostri tre componenti principali e i vari morsetti per collegarlo poi dentro nella nostra scatola. No, sono andati indietro. Ok, per il cablaggio ho fatto una foto dove si vedono la parte sottostante ai componenti, non sono molto ordinato, però vabbè. Ho fatto anche una versione che tra l'altro ho qui oggi, dopo vabbè, al limite ve la posso far vedere se riusciamo, che l'ho fatta con breadboard in questo caso. E la uso per fare debug, perché se ho un problema chiaramente non vado là in mezzo all'orto, al sole, scomodo, ma ho la mia scheda con cui fare le miei test e vedere come funziona. Quindi di fatto poi sono quattro fili che girano dappertutto, perché è l'alimentazione, quindi VCC, GND e più l'I4C.
E poi cosa ho? Un po' di segnali per gestire la sensoristica. In particolare ne ho uno che mi serve per sentire il sensore del livello d'acqua, quindi è un segnale in ingresso, e l'altro è un segnale in uscita ed è quello che serve per azionare il nostro relè che poi aziona la pompa. Questa è la versione 2 della pagina web server. Questa è stata scritta finalmente in linguaggio C, quello che preferisco. In pratica sono delle pagine web inserite dentro al micro, quindi non prendono niente dall'esterno perché il micro è isolato da internet. Notate anche un'altra differenza: l'indirizzo non è più 192.168.4, ma è diventato 42. Questo perché di default il picco W, cioè rispetto al micro Python, programma un indirizzo differente. Vabbè, quello è un dettaglio. Di fatto ho messo nella prima pagina le informazioni sulla la data e l'ora, se l'acqua è a posto, perché quello è un dato fondamentale. Se l'acqua scende troppo l'impianto non annaffia più, quindi devo riempire la cisterna. E cos'è che volete? Di fatto la cisterna dura tra i 12 e i 14 giorni e la quantità d'acqua, ho fatto qualche calcolo, praticamente si è ridotta di 2/3 rispetto al metodo tradizionale. Quindi l'ala gocciolante di fatto è un bel risparmio d'acqua e comunque le piante stavano veramente molto bene. In questa seconda versione il sistema finalmente diventa autonomo, non c'è più il tasto on off che io devo azionare. In pratica gli dico a che ora deve annaffiare e il sistema, avendo l'orologio, sa quando scatta l'ora, gli dico il tempo e lui aziona la pompa, a meno che l'acqua non scenda troppo di livello. Per quel tempo la pompa rimane azionata ed innaffia completamente il nostro orto. Avevo fatto anche un sistema per cui la parte esterna, rispetto a quella in serra, se pioveva eventualmente escludevo alcune zone. Quello purtroppo era ancora una parte manuale, però c'è stato agosto che è piovuto tantissimo e quindi di fatto ogni tanto ho dovuto chiudere i rubinetti di alcune aree dell'impianto esterno perché era già troppo annaffiata, non serviva dargli troppa acqua. Sì, dopo lo faccio vedere. La parte dei consumi, praticamente nella pagina di stato, che è una pagina molto tradizionale, e qui si vede che io la mia parte web non è particolarmente affinata, comunque viene rinfrescata rimandando la pagina ogni 3 secondi, ma viene rinfrescata proprio rimandando tutta la pagina. Qui dentro si vedono di nuovo l'orologio, la temperatura, lo stato della nostra alimentazione e quanto sto consumando. Come si può vedere, la corrente a riposo è 5 mA e la corrente invece quando la pompa è accesa è di 445 mA, che sembrano tanti, però ho fatto un po' di conti, praticamente ogni giorno, per fare, diciamo, andare un po' più in velocità, consumo 271 mA. Quindi ho una batteria da 8 ampere, cioè 8000, da qui potete dedurre che praticamente per tanti giorni, anche se non c'è sole, il sistema è autonomo e funziona tranquillamente. Nella pagina di setup posso impostare, qui non ho previsto ancora di avere due orari, annaffiamo una volta al giorno e il tempo di annaffiatura, e posso anche impostare l'SSID, che è l'identificativo internet del Wi-Fi, e la password. Quindi per sicurezza questi vengono salvati tramite una libreria che si chiama LittleFS, starebbe per piccolo file system, dove uno può salvare dei file e scrivere dentro i dati sensibili. In questo caso è in particolare la password. Così non è salvata nell'applicativo che ho distribuito tra l'altro su open source, quindi è su GitHub, e uno la cambia come vuole lui. Ho messo anche un bottone di storico dove si vede le volte che ha annaffiato e per quanto tempo ha annaffiato, e orario per mettere impostare se l'orologio per qualche motivo ho cambiato la batteria o ha perso l'ora,
ho modo di risincronizzarlo. Nello sviluppo ho utilizzato queste quattro librerie. Una si chiama Sync Web Server RP2040, di cui vi ho già parlato, la LittleFS che vi dicevo prima. Poi c'è Adafruit INA 219, questa è una libreria fatta apposta per gestire i sensori di temperatura, e RTC Lib per comunicare con il nostro orologio dove è impostato l'orario. E ecco, una delle parti più complicate dell'Arduino IDE è trovare librerie valide e funzionanti, cioè se voi cercate DS3231 ne trovate tantissime che lo gestiscono, però quella che funziona bisogna un po' cercarla. E quindi questo perché? Perché nel tempo escono librerie, ma magari qualcuno non le aggiorna, funzionano sui primi micro ma non vanno più sui micro attuali, oppure non hanno fatto il porting, oppure non le hanno adeguate, insomma. C'è un po' di lavoro anche qui da fare, è un po' una pecca di questo ambiente, ma però poi quando si trovano gli oggetti che vanno si risparmia un sacco di tempo. Io uso come macchina proprio di lavoro, uso Linux Ubuntu 22.04 e l'Arduino è disponibile in due modalità, come app image oppure come zip. Voi scegliete, a me è andata bene l'app, ho dovuto aggiungere la board. Ho avuto qualche problema sui permessi, ma lì cercando in internet si trova poi tutte le soluzioni e quindi si riesce tranquillamente a programmare il nostro oggetto. Qui ho fatto vedere, vabbè, il C++, i nostri pomodori che intanto crescevano, quelli in agosto ne abbiamo raccolti veramente tanti. Questa è una parte del codice, praticamente per far andare il nostro Sync Web Server basta includere il file .h della libreria, aprire, cioè richiamare una Sync Web Server, server 80, 80 è il numero della porta standard con cui vengono mandate le pagine HTTP. E poi ci sono tre funzioni, server on, in realtà vabbè, ne fate quante ne volete, nel mio caso ne ho fatte tre perché una gestisce la cartella di root, le get che arrivano via HTTP, e le altre due servono per gestire i form di setup e di RTC. Quindi il codice è tutto dentro sette costanti di tipo string. Se vedete nel codice sono molto lunghe da leggere, molto articolate. Cosa ho fatto? Ho usato una funzione della variabile string che consente di sostituire degli argomenti, quindi per rendere dinamici dei pezzi ho usato una semplice replace che dice quando trovi la stringa racchiusa tra parentesi, in questo caso date ora, date time, sostituiscila con questa variabile e così ottengo la dinamicità della pagina. Questo è successo più o meno a fine estate, la scatola non ha tenuto, è piovuto tanto, è entrata l'acqua, ossidazione. E succede, ho dovuto rifare le 100 saldature, ricostruirle in fretta, bisogna stare attenti, bisogna isolare, la prossima scatola la farò un po' più ermetica in modo che non ci sia problema. Per adesso ho risolto mettendo in un sacchetto di plastica la parte delle elettroniche. Questo è il finale, praticamente a fine estate, il nostro ben raccolto pomodori, sotto non si vedono ma c'è una montagna di fagiolini, pomodori di tutti i tipi, peperoni, melanzane, c'è di tutto veramente quello che si può raccogliere quando uno si fa il proprio orto, e tra l'altro anche il gusto secondo me è tutto diverso, far maturare la roba sulle le verdure sulle proprie piante ottiene un altro sapore, un altro gusto. Vi ho lasciato un po' di link utili, magari poi metteremo nel video il link al mio documento dove ho preso tutti gli oggetti, che questo richiede un certo tempo. Ringrazio tutti. Ah sì, giusto, vi faccio vedere il nostro piccolo esempio. Qui c'è un mini sensore con un galleggiantino, il relè, e il nostro circuito in formato breadboard funzionante, quindi per fare gli esperimenti è ottimo.
Grazie a tutti. Buongiorno, questo è l'Istituto Copernico Carpegiani di Ferrara. Siamo collegati dal Laboratorio di Sistemi e Reti. Io sono Lorenzo Cuomo, responsabile di laboratorio, e in 20 anni diciamo, abbiamo costruito un laboratorio completamente open source. Ringraziamo il Ferrara Linux Day che ci ha invitato, diciamo, e ci ha proposto questa possibilità. Noi abbiamo sempre partecipato nelle grandi, diciamo, riunioni, nei meeting, e volentieri quindi ci siamo anche oggi per raccontarvi un po' qualche progetto che è personale di due studenti delle classi quinte che hanno, diciamo, sviluppato delle cose che vi racconteranno. Io in breve racconto solo velocemente, ecco, questo è il laboratorio di sistemi e reti informatica, 20 anni di Linux più o meno, abbiamo anche adesso delle macchine desktop performanti, dopo 10 anni che abbiamo mantenuto le macchine precedenti, un sistema che vede appunto OpenSUSE Leap, che è quella che abbiamo adottato dall'inizio, 30 desktop, domain server, abbiamo dei server di test, server Proliant HP, quindi svolgiamo tutta una serie di attività legate fondamentalmente sui programmi che prevedono appunto il percorso di sistemi e reti, chiaramente tutto in open source. Il percorso poi prevede, vedete, anche con strumentazione di microcontrollori, utilizziamo Arduino, Raspberry, abbiamo dei dispositivi microcontrollori anche di diverso tipo, con già wireless integrato e un NAS Linux che ci permette di fare anche delle simulazioni, dei caricamenti e configurazioni di servizi particolari. Tutto questo appunto con un'esperienza che abbiamo già da diverso tempo sul nostro laboratorio. Bene, io ringrazio, lascio subito la parola a Flavio, quindi predispongo subito il suo percorso e vi auguro buon ascolto a tutti, ok? Bene. Okay, quindi questo, andiamo a vedere. Ecco. Ecco così. Quinta I informatica dell'IT Copernico e voglio presentarvi questo banalissimo progetto che ho realizzato in terza all'epoca basandomi su Arduino 1. Allora, il progetto è un cambio elettronico che viene adottato su motori 125, 250, comunque motori monocilindrici con accensione PWL. Allora, partiamo dalle fasi con cui ho deciso di creare questo cambio elettronico. Il primo punto è stato la fase di invidia, nel senso che io vedevo banalmente le altre moto di altri ragazzi che avevano il cambio elettronico comprato da VM, che è un noto rivenditore di questo settore, che però io, tralasciando il prezzo esorbitante, non potevo neanche montare, perché non adatto alla mia elettronica. Quindi, stimolato, tra virgolette, da questo non poterlo avere, ho deciso di provare a progettarmelo da solo e vedere se la cosa fosse fattibile effettivamente. Quindi per la progettazione, basandomi su quello che mi era stato insegnato in classe, ho iniziato con Tinkercad per la creazione di un primo prototipo fatto sul simulatore per l'appunto e su breadboard. Breadboard che ho usato solo su Tinkercad, perché poi nella versione ufficiale, tra virgolette, in quella fisica, sono partito direttamente a saldare sull'Arduino. Come progettazione ho usato Tinkercad, per l'appunto, per il codice, la funzionalità, per il test, diciamo, e poi sono passato a Fusion 360 per la progettazione di tutte le parti da stampare in 3D,
come possono essere il case, che è stato fatto anche impermeabile, ovviamente per l'uso fuori porta, tra virgolette, e all'utilizzo di Inventor, sempre di Autodesk, per i test per quanto riguarda il tempo di cutoff, che dopo vi spiegherò. Poi per la produzione ho utilizzato la vecchia stampante che avevo, ora l'ho cambiata, avevo un FLSAN Q5 normalissimo, molto base, e all'inizio ho stampato il case in PLA. Ora nella nuova versione è stampato in polipropilene, ma utilizzando una Super Racer, sempre FLSAN. Allora, dimenticavo, come slicer ho utilizzato Super Slicer, che è un derivato Prusa. Andiamo avanti. Questo è il cambio di cui vi dicevo prima, che è quello dell'SP Electronics. È un cambio molto costoso, sono 300 euro, adesso è anche salito di prezzo, più eventuale spedizione, e come dicevo prima, di base non potrei neanche montarlo. Questo è il prototipo, ancora con il case stampato in PLA, che avevo fatto e che ho qua oggi, di questo cambio elettronico. Per realizzarlo ho utilizzato un Arduino 1, un relè, un integrato che portasse dalla corrente 12 volte della batteria a una 5 volt, perché altrimenti avrei banalmente fuso l'Arduino, un integrato LED, che vedremo dopo utilizzerò per controllare la funzionalità del cambio elettronico, un connettore 4 pin, che è quello che si può vedere in basso a sinistra, e un pulsante waterproof in inox. Poi ho utilizzato a parte PLA, acciaio di scarto, e vedremo. Parlando dell'acciaio, questa è la produzione del puntalino che si mette sul cambio e che doveva fare effettivamente l'ascensore, perché il cambio elettronico cosa fa? Permette la cambiata senza frizione. Quindi si deve attivare banalmente nel momento in cui viene innestata una nuova marcia. Nelle moto la marcia viene innestata con una pedivella che viene tirata all'insù o in giù. Questo cambio elettronico, purtroppo, dato che la moto a carburatore può essere fatto funzionare solo in aggiunta di marce, perciò solo all'insù. Motivo per cui ho creato questo puntalino con una filettatura per inserire un tasto da sotto, anche se non si vede, che avrebbe fatto effettivamente da sensore. Puntalino realizzato con acciaio di scarto e per quanto possa sembrare strano, dato che non ho una fresa, è stato fatto con un tornio. E trapanato col trapanacolonna e filettato M12, se non erro. Questo è il montaggio di come monta sulla moto la pedivella col suo puntalino, i cavi passati con tutta la guaina nera tranne nel punto di snodo, e quindi sono questi due cavi che partono dal puntalino. Poi ce ne sono altri quattro, i due di alimentazione che escono effettivamente dalla centralina, questi qua, di cui il positivo ovviamente ci ho messo l'interruttorino per lo spegnimento, e poi ne uscivano altri due, perché come funziona? Molto base. Il motore a due tempi, generalmente, per lo spegnimento, ok, va messo a terra, quindi ha la bobina, che genera la tensione per la candela, oppure ha un'altra uscita che quando aperta mette a terra tutto l'impianto, facendo evitare di far scintilla. Quindi io cosa ho detto? Per innestare meglio la marcia, il funzionamento è questo, per innestare meglio la marcia bisogna abbassare i giri del motore. Per abbassare i giri del motore basta mettere a massa per qualche millisecondo il motore, perché non scoppiando non partendo la combustione, non facendo scintilla, il motore cala di giri. Quindi ho fatto un altro cavo che parte dalla messa a terra, dall'uscita di messa a terra della bobina, passa per il relè, come dopo vedremo, e arriva a terra, o al telaio comunque. Questa è la spiegazione molto base di come funziona, quindi ve lo proverò a spiegare un po' meglio, però utilizzando questa foto qui, per essere un po' più precisi. Allora, l'Arduino è la mente pensante. Il relè, date le alte tensioni, è quello che mette a terra. Ossia, l'Arduino dà il segnale al relè che poi dà, tra virgolette, l'ok per mettere a terra.
perché il cavo della messa a terra passa per il relè. Il connettore a 4 pin è semplicemente per lo smontaggio veloce dei 4 cavi, ossia i 2 del sensore e i 2 della messa a terra. I 3 LED invece vengono utilizzati per la visione del corretto funzionamento. E poi a destra in fondo si può notare l'integrato per la trasformazione da 12 a 5 volt. Questo invece è il codice. Codice molto corto e c'è un motivo chiaramente. Dato che stiamo parlando di tempi di risposta bassissimi, siamo attorno ai 50-100 millisecondi, il loop deve andare il più possibile, perché chiaramente se malauguratamente il loop in quel momento non è al punto giusto, lui non prende l'input e fine dei giochi. Quindi il codice è tirato all'osso, l'ho fatto al tempo con un mio amico, perché io diciamo che nel codice non sono ferratissimo, però qualcosina ho fatto. E, spiegazione breve del codice. Intanto diamo un valore molto generico alla costante sensore. Creiamo anche un intero gigio, nome molto divertente, ma è stato, come detto, un progetto di 3 anni fa, e vedremo che è una cosa molto importante. Il gigio è stato introdotto dopo ed è stato per correggere quello che è stato alla fine un bug, un vero e proprio bug. E, qua, Digital Bright 13.1, il 13 è il pin di è il pin di uscita del LED dell'alimentazione. Quindi è solo per definire che è alimentato, è fuori da tutti i void e quindi ok. Poi c'è il void setup per definire input e output e poi effettivamente parte il codice che ci interessa, ossia il loop. Allora, prima di tutto, se entra correttamente nel loop, si attacca anche il secondo LED, ossia quello giallo. Perché? Per far vedere che effettivamente il loop sta andando. Poi inizia la parte veramente importante, ossia i due if. L'else è messo là solo perché, non si sa perché, non me lo pigliava. Comunque, l'if, il primo if è nel caso il sensore non prenda niente. Nel caso non prenda niente, semplicemente tutto staccato, è facile. E Gigio rimane 0. Nell'else, 0. E poi c'è l'if dopo. L'if dopo è quello importante, cioè quello dove il sensore effettivamente prende l'input, tra virgolette. Il tasto viene premuto. Quando il tasto viene premuto, intanto viene acceso il LED verde per far vedere che effettivamente ha preso l'input. E in più viene mandato il segnale al relè. Il relè, avendo segnale, fa contatto e manda massa al motore. A quel punto c'è un delay, che si chiama di cutoff, che è il tempo effettivamente che il motore rimane a massa. E poi LED e relè si spengono. E c'è un aumento di gigio, che rimane 1. Perché? Perché giustamente io col piede posso rimanere con la leva all'insù. E a quel punto la moto, banalmente, andrebbe a morire senza la corrente alla candela. Motivo per il quale devo fare in modo che, finito il delay, anche se ho ancora il tasto premuto, deve ripartire. Quindi Gigio effettivamente è come un salvavita. Essendo a 1, non rientrerà mai nell'if del funzionante. E quindi a quel punto, fino a quando Gigio non torna 0 di base, rimarrà nel primo if. E sostanzialmente basta. Questo è il cambio elettronico, molto basilare, molto facile, fatto con all'incirca una settantina di euro, mi pare, all'epoca, e basta. Ovviamente tutto saldato, non ci sono più i pin, per ovvi motivi quali vibrazioni e il resto. Ovviamente le resistenze qua nell'integrato dei LED sono preinstallate, quindi non ho dovuto neanche comprare delle resistenze, tutto pulito liscio. Il case stampato in 3D è chiuso, perché sono due parti chiaramente, col coperchio e con la pasta nera per definirne l'impermeabilità. Idem per le porte che sono state rivestite di pasta nera, bla bla bla. E basta. Grazie mille per l'attenzione. Passiamo al prossimo.
Allora, io ho creato Follomac, Following Machine sarebbe il suo nome completo, e dovrebbe essere questo dispositivo costruito utilizzando un Arduino Zero, 4 motori DC, 2 motor driver, degli L293D, il loro nome è tecnico, un modulo Bluetooth e un modulo GPS. Follomac dovrebbe essere un dispositivo creato appositamente per trasportare oggetti. È composto quindi da questi 4 motori che fanno girare 4 ruote. Ho messo qua i dati più importanti sull'Arduino Zero, visto che non tutti lo conoscono perché l'Arduino 1 è molto più famoso, insieme anche all'Arduino Macro e l'Arduino Mini. Qua c'è soltanto una piccola parte di codice su come funziona e su come utilizzare un motore DC, dove si crea un valore int che viene utilizzato come PWM, che sta per Power Manager. Quindi utilizzando il pin numero 6 o numero 7 dell'Arduino si può controllare la velocità e la rotazione del motore. Scrivendo pin mod M1PVM si dice che il pin numero 6 è di output, quindi può mandare comandi molto semplici, come per esempio nell'analog write M1PVM50, che significa di passare 50 volt, cioè 50% dei volt che sono disponibili da parte del VCC. Qua c'è un'immagine molto semplice su come funziona un L293, dove il primo, il nono, il decimo e il diciottesimo pin sono per il voltaggio, il secondo, il settimo, il decimo e il quindicesimo sono quelli di input, quindi sono quelli a cui si collegano i pin dell'Arduino per mandare i comandi, il terzo, il sesto, l'undicesimo e il quattordicesimo sono quelli che si connettono al motore, in modo tale che il voltaggio poi possa passare direttamente al motore per farli girare. E il quarto, il quinto e poi il dodicesimo e il tredicesimo vanno a massa o a terra, in modo tale che non ci siano fuoriuscite di voltaggio oppure che non si surriscaldi troppo il motore. Il modulo Bluetooth viene utilizzato, nel mio caso, per mandare comandi molto semplici come e fai girare il motore 1 o il motore 2 oppure tutti e 4 insieme direttamente all'Arduino. È composto da 6 pin. Il primo pin viene utilizzato per inserire una password, il secondo pin è quello che deve dare corrente, il terzo è per la massa o per la terra, così sempre in modo tale che non ci siano fuoriuscite o che non si fonda, e il quarto e il quinto sono per trasmettere e ricevere dati e devono essere per forza attaccati all'Arduino in modo tale che esso possa elaborare e mandare i comandi direttamente via Bluetooth oppure anche soltanto riceverli dal telefono in modo tale che dopo possano essere elaborati di nuovo dall'Arduino per far girare i motori. Il sesto è lo stato, che serve a controllare quanti dispositivi sono connessi o anche soltanto come sta procedendo l'andamento sia dell'Arduino che del modulo Bluetooth. Il modulo GPS è composto da 2 dispositivi, che sono l'antenna e poi tutto il motore centrale, che vengono utilizzati in 2 modi differenti. Il motore centrale è quello che ti restituisce i valori che vengono ricevuti dall'antenna. L'antenna può ricevere massimo 3 satelliti ed è un grosso vantaggio perché in generale i telefoni di nuova generazione ne possono controllare massimo 2. Questo è molto utile perché il mio dispositivo dovrebbe arrivare in una zona specifica, quindi è meglio avere 3 satelliti disponibili rispetto a 2 o anche solo 1. Non esistono antenne più potenti che ne possono controllare 5 o anche di più, quindi questa è un'antenna di ultima generazione. Il modulo che restituisce i dati dall'antenna te li restituisce utilizzando un protocollo chiamato NMEA,
che è particolarmente difficile da capire. E quindi sono stati creati dei comandi in modo tale da poterlo tradurre in modo semplice e strutturale, così da poter avere facilmente la latitudine, la longitudine o anche soltanto sapere quanti satelliti sono stati connessi all'antenna, perché non sempre si è sicuri che siano 3 oppure 2, quindi viene utilizzato un protocollo specifico anche per quello. Qua c'è un piccolo recap dove ho messo qualche altra immagine sull'Arduino Zero, i motori DC, gli L293, il modulo Bluetooth e il GPS, e volevo fare una piccola precisazione sull'Arduino. Per l'RX e il TX dell'Arduino bisogna utilizzare dei pin specifici che sono l'1 e 2, e quindi quando bisogna utilizzare il modulo Bluetooth bisogna per forza connetterli all'1 e il 2. Ma la stessa cosa bisogna farlo anche per il modulo GPS. Ma essendoci solo un RX e solo un TX sull'Arduino, bisogna riprogrammare completamente il pin numero 3 e il numero 4, in modo tale che essi funzionano come dei RX e come dei TX. E, in questo momento il progetto non è ancora stato completato, sono nella fase beta, dove riesco ancora a mandare dei comandi molto semplici, come quello di far girare 3 o 4 motori allo stesso tempo, ma il GPS ogni tanto ha dei piccoli problemi nei luoghi chiusi, perché il satellitare non è molto semplice da recepire all'interno di luoghi chiusi, perché è un segnale molto debole che è facilmente perdibile, ecco. Detto questo, io ho finito la mia presentazione, ho cercato di farlo il più veloce possibile perché abbiamo avuto dei piccoli ritardi, da quel che so. E niente, grazie mille e buona giornata. Bravo. Bene, 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 bene. 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 Eccoci qua, grazie quindi a tutti. Io vi saluto, vi ringrazio. Adesso noi ci colleghiamo con tutta la classe che è qui, che ha ascoltato questi interventi, per seguire il resto della giornata. Un saluto a tutti e un ringraziamento di nuovo. Arrivederci. Buongiorno e benvenuti a Linux Day a Ferrara anche da parte mia. Io sono Mario e oggi vi voglio parlare di un software open source che si chiama Proxmox, che è un virtualizzatore. Ma visto che parlare di 45 minuti di questo software potrebbe essere noioso, noi aumenteremo il livello dell'interesse, sia puntando i lucidi su un aspetto che mi sta molto caro, che è la validità del software open source in un uso reale aziendale, e aggiungeremo anche una sezione pratica per rendere meno monotona la discussione. Allora, io comunque sono Mario, mi presento, cosa faccio? Sono un consulente informatico, tutta la mia storia non ve la racconto perché incomincio ad avere una certa età e quindi è piuttosto lunga. Basti pensare che sono partito ai tempi del Commodore 64, poi ho conosciuto il mondo open source con Renzo Davoli all'università e poi sono passati tantissimi anni. Comunque, ultimamente, negli ultimi anni, io svolgo il mio amato ruolo di consulente. Lavoro anche per dei multinazionali, questo lo dico non per vantarmene, ma perché c'entra sempre con l'argomento del giorno, perché dovete capire che anche le multinazionali utilizzano i software open source. Anzi, quando lo fanno, perché chiaramente anche lì non è che tutte le multinazionali usano tutti i software open source sempre, ma quando decidono di farlo, lo fanno in maniera ragionata, pagando anche supporto, quindi non semplicemente utilizzandolo perché è gratis, ma utilizzandolo perché è valido e perché quindi essendo valido si permettono anche, di ovviamente avendo anche i mezzi, di pagare il supporto alle ditte che lo producono. Quindi io come consulente mi vanto di poter consigliare serenamente software open source ai miei clienti, sapendo che non è per una specie di guerra di religione, una battaglia di qualsiasi tipo, ma è perché proprio è software valido e con un sacco di funzionalità che possono essere utili ai clienti.
Quindi noi cominciamo innanzitutto adesso a parlare di Proxmox. Quindi Proxmox è un virtualizzatore, quindi io adesso vi spiego in poche parole cos'è la virtualizzazione, sperando che nel 2023, diciamo, sia un concetto abbastanza sdoganato. Cioè, quindi cos'è un virtualizzatore? La definizione teorica è appunto che è un software che emula l'hardware di un computer reale per poter far girare altri sistemi operativi con i relativi software. Quindi cosa vuol dire? Io prendo un virtualizzatore molto semplice, non so, come VirtualBox, io apro il mio computer con Linux o Windows sopra, clicco sull'icona di VirtualBox, si apre la schermata di VirtualBox, creo una macchina virtuale, quindi lui mi crea un mini PC finto dentro al mio PC reale e lì dentro io posso far girare un vero sistema operativo, cioè io, non so, ho Linux, posso far girare Windows sopra in questo mini PC virtuale creato dentro alla mia macchina reale. La virtualizzazione, pensano tutti che sia una cosa nuova, ma in realtà è stata inventata negli anni 60-70 dall'IBM con i suoi mainframe della serie 360-400 ed era un approccio molto interessante perché questi mainframe costavano $1 milioni e ovviamente non si potevano affidare a una sola persona, quindi devono essere partizionati fra le varie unità aziendali. Mentre, non so, l'approccio Unix, Linux è quello di darti una, o anche Windows, è quello della multiutenza. Cioè io ti do un account utente con cui tu puoi accedere al sistema, no, l'IBM si spinse oltre, disse no, noi ti diamo una partizione, cioè una fetta del mainframe costosissimo e tu in questa fetta puoi fare quello che vuoi, compreso installarti il tuo sistema operativo a scelta. Infatti tutt'oggi la serie si è evoluta nei mainframe Zeta Series, che sono quelli che vengono usati in ambiente bancario, costano ancora $1 milioni e hanno il loro sistema operativo proprietario, hanno un sistema operativo più semplice per le attività batch e hanno l'unico sistema operativo non proprietario accettato dall'IBM, ovviamente è Linux. Per cosa lo uso un virtualizzatore? È un mercato vastissimo. Incominciamo dagli usi più semplici. Io posso usarlo per studiare. Per esempio, io voglio imparare tutti i sistemi operativi del mondo, ho solo un computer. Come faccio? Io i miei sistemi operativi li virtualizzo in tante macchine virtuali. Sono uno sviluppatore, ho diversi clienti con diversi ambienti. Devo provare il mio programma in questi ambienti e non posso andare tutti i giorni dai clienti. Io mi ricreo una copia degli ambienti virtualizzata nel mio computer. Addirittura voglio giocare, pensate, con dei videogiochi, delle serie giochi di altri tempi, si chiama retro gaming questa parte qua, io posso prendere dei virtualizzatori speciali per i videogiochi, quindi per emulare sistemi non esclusivamente Intel. A livello aziendale invece ci sono una vasta gamma di utilizzi e la virtualizzazione è un settore che rende milioni, miliardi di dollari all'anno di fatturato. Basti pensare, non so, al consolidamento. Cioè, adesso un server che si può comprare al giorno d'oggi può avere 64 core, un tera di RAM e costare 4-5 mila euro, quindi il server sono troppo grossi rispetto ai programmi, quindi è ovvio che io posso comprare con la virtualizzazione un solo server e farci girare tante macchine virtuali di tanti clienti, quindi consolido il carico di lavoro di tanti server di tante macchine su un server solo. L'alta affidabilità. Pensate se voi avete un'azienda con un server con tutti i programmi sopra e il server si rompe. Mettiamo che per ripararlo ci vogliono 8 ore, l'azienda per 8 ore non lavora, perché al giorno d'oggi sapete che, specialmente da quando è stata la fatturazione elettronica, senza computer praticamente non si fa più niente. È un altro mito da sfatare, quelli che dicono io con un foglio di carta posso fare ancora qualcosa. In realtà a livello aziendale oggi senza un computer non si fa più niente, quindi mi si rompe il server, io rimango 8 ore senza computer, 8 ore senza lavorare. Se invece ho due server e un virtualizzatore, si rompe il primo server, posso far ripartire tutte le mie cose sul secondo server in pochi minuti e quindi evito una pesante perdita di efficienza o di fatturato o di quant'altro. Quindi sul mercato ci sono tantissimi virtualizzatori. Qui ho elencato i principali. Chiaramente partiamo da quelli commerciali. VMware è la ditta che, diciamo, ha lanciato il concetto di virtualizzazione in ambito moderno, diciamo,
e ha due prodotti, SX, quello base, che è anche gratuito fino a un certo punto, e vSphere, che è quello più avanzato, che in realtà è un sovrinsieme di SX. Ovviamente Microsoft ha rilanciato facendo Hyper-V. Linux, il mercato è più interessante perché Linux, il mercato della virtualizzazione, si basa innanzitutto su un motore comune che è KVM, che è utilizzato, è un motore strarodato, stratestato, perché AWS, cioè Amazon, lo usa nel suo cloud, Google lo usa nel suo cloud, quindi i più grandi fornitori al mondo usano questo motore, e sopra questo motore vengono costruiti dei virtualizzatori come il nostro Proximus, che andremo a vedere, Ovirt, che è quello di Red Hat, e Harvester, che è quello di molto innovativo e particolare, che è quello di SUSE. E ne cito degli altri, che è quello VirtualBox e Parallels. Diciamo, questi ultimi due che ho citato li ho messi per ultimi perché questi sono virtualizzatori base che possono essere lanciati come programmi dentro al tuo computer, mentre gli altri che ho citato all'inizio sono tutti virtualizzatori che in gergo commerciale si dicono bare metal, cioè devono girare su un computer vuoto. In realtà questa qui è una utopia, perché loro stessi hanno bisogno cioè, non si può far girare niente senza un sistema operativo sottostante, e infatti anche Proximus vedremo che è basato su Debian. Quindi Proximus è l'argomento ufficiale del nostro talk di oggi. È nato in Austria, questa è un'altra cosa interessante. Diciamo, il governo austriaco voleva un virtualizzatore, invece di usare virtualizzatori fatti da multinazionali, ha detto no, noi siamo in Austria, siamo un po' autarchici, quindi commissioniamo alla ditta austriaca, la Proximus, di fare il virtualizzatore. La Proximus faceva un programma di un mail gateway prima, quindi in realtà Proximus si chiama Proximus VE, che sarebbe il prodotto, la ditta è Proximus. Quindi è stata, il governo austriaco ha dimostrato una certa apertura mentale del volersi realizzare qualcosa in casa. La licenza scelta è stata l'Afero GPLv3, ottima scelta, perché non è un prodotto questo open core, cioè di quei prodotti mezzi open source che le funzionalità più importanti sono a pagamento, sono protette da brevetti, sono eccetera eccetera, sono protette in qualche modo da licenze più che da brevetti, ma è totalmente open source, quindi io posso prendere e usare tutte le funzionalità di Proximus e modificarle senza pagare un euro. Quello che pago è per il supporto o per avere accesso a dei repository certificati con degli aggiornamenti, volendo, possiamo dire più tempestivi, ma non è esattamente vero anche questo. La licenza è Afero, cosa vuol dire? Voi sapete che la GPL, diciamo, è una licenza che consente di ricevere del software e di poterlo con codice sorgente allegato, di poterlo modificare. Un po' meno persone notano il fatto che nella GPL c'è scritto che se io ricevo software GPL e lo modifico, le mie modifiche non le devo distribuire a nessuno, a meno che non distribuisca il software. Quindi io prendo un software GPL, lo modifico e me lo tengo io, non è che sono obbligato a dare le mie modifiche in giro, perché lo tengo per me stesso. Se lo vado a vendere a qualcuno o regalare a qualcuno, in quel momento devo dargli anche le mie modifiche. Tutto questo è bellissimo, però c'era un piccolo buco, nel senso che se io il mio software lo uso per uso interno e lo metto su esposto su internet, in realtà lo do a disposizione a tutti, ma per la licenza GPL non sono obbligato a consegnare le mie modifiche, perché io di fatto non ho consegnato materialmente il software a nessuno, l'ho messo a disposizione su un server web. La licenza Afero corregge questa cosa, che dice che anche se tu ricevi un software a GPL, lo tieni per te stesso, lo metti solo su un server web, non lo distribuisce a nessuno, però anche in questo caso devi consegnare i sorgenti. Ed è una cosa, secondo me, più equa, perché io ho ricevuto, diciamo, dei sorgenti, della conoscenza, delle informazioni, delle cose che mi ha permesso di realizzare un prodotto, è giusto che a mia volta contribuisca diffondendo il software open source. Dunque, aggiungiamo che Proximus è un prodotto che mi piace molto perché ha delle funzionalità vastissime, e dopo adesso le andremo a vedere, non tutte perché sono veramente tantissime. È basato su Debian, quindi come dicevamo, questa utopia, questo mito del virtualizzatore che gira sul bare metal non è vero, perché ci deve essere comunque un sistema operativo sottostante.
Proxmox ha delle funzionalità base per fare i backup, che è già comunque una cosa interessante. Recentemente è stato fatto sempre dalla ditta Proxmox, che fa Proxmox VE, ha fatto anche il Proxmox Backup Server, che è un sistema di backup avanzato che andremo a vedere alla fine. Molto interessante. Allora, in pratica, partiamo, non siamo ancora in gara, non c'è ancora la sfida fra i virtualizzatori open source e quelli commerciali. Diciamo, perché stiamo parlando di funzioni base. Le funzioni base ce le hanno un po' tutti ormai, anche VirtualBox, cioè, insomma, le funzioni base cosa si intende? Supporto per diversi tipi di hardware, perché abbiamo detto che il virtualizzatore ricrea un computer finto, emulato totalmente in software, quindi devo emulare, non so, la scheda video, non la scheda video astratta, non so, la scheda video ATI, la scheda di rete Intel, la scheda di rete di un'altra marca, eccetera, eccetera. Quindi io devo supportare diverso tipo di hardware, perché magari un sistema operativo virtualizzato non riesce a utilizzare tutto l'hardware, quindi io devo venirgli incontro avendo una specie di menu di hardware da fornirgli. Supporto per la paravirtualizzazione, questo è un concetto un po' più avanzato, ve lo dico in due parole. È chiaro che emulare una scheda video di una certa marca è molto dispendioso, quindi io posso realizzare delle schede video o delle schede di rete fittizie per fare in modo che la virtualizzazione sia più rapida, e questo concetto si chiama paravirtualizzazione, lo vediamo meglio dopo. Chiaramente se a me serve, dunque, cosa che uso faccio delle macchine virtuali, a volte posso avere bisogno anche di accedere al loro schermo virtuale. Vedremo che è meglio avere dei sistemi ottimizzati che ti permettono di utilizzare grafica accelerata. E poi chiaramente io posso fare una fotografia alla macchina virtuale, bloccarla, quindi fare la foto in un determinato stato per poter poi ritornare in quello stato in futuro per fare delle prove sostanzialmente. Io faccio una foto della macchina al giorno odierno, faccio delle modifiche importanti, la macchina non funziona più, io posso tornare indietro. Questo in un server reale non lo potete fare. Come dicevamo, preferisco farmi una demo pratica, perché è molto più stimolante e meno noiosa di parlare per ore di queste funzionalità. Quindi andiamo a vedere un ambiente virtuale che io uso come prova, che è un ambiente comunque costituito da un cluster di tre server. Allora, faccio notare che questo ambiente è volutamente pessimo, cioè i server sono server vecchi, i dischi sono dischi non SSD per la maggior parte, quindi sono lenti, alcuni dischi si sta rompendo, e tutto questo lo faccio per mettere alla prova Proxmox nelle condizioni peggiori. Fra l'altro abbiamo anche una connessione lenta verso questo server, quindi vi farò vedere che i protocolli di Proxmox sono abbastanza efficienti. Quindi, guardando qui a sinistra, questo è già un sistema avanzato, perché non è un server solo, ma sono tre server collegati in un cluster. In tempo reale vediamo che c'è un errore. Questo è bellissimo, il bello della diretta, ma ci tengo proprio a far notare che è una delle funzionalità avanzate di Proxmox che vedremo, la resilienza, l'alta affidabilità. Nonostante ci siano degli errori, lui continua a funzionare, dopo vedremo un po' meglio come. Quindi prendiamo per esempio una macchina virtuale, questa qui è una macchina SUSE. Noi abbiamo a disposizione la possibilità di vedere l'hardware. In questo caso vediamo che abbiamo dato 8 GB di RAM, 24 core. Utilizziamo per la grafica il protocollo ottimizzato. Ecco, ad esempio, lo SCSI controller è paravirtualizzato, perché non è di nessuna marca. Se io vado a vedere qui dentro, vedete che io Proxmox supporta l'emulazione di diverse marche famose, Megaride, LSI, anche quello di VMware, eccetera, eccetera, e quello paravirtualizzato che io ho messo per ottimizzare performance. Io qui posso avere un hard disk, chiaramente mettere l'hard disk virtuale della dimensione che voglio, posso metterci una cache, non metterci la cache, ho anche le funzionalità avanzate, l'emulazione SSD, tutte queste, vedete, Proxmox, diciamo, già da qui si capisce che è un prodotto serio, che ha tantissime opzioni e quindi non è è un software che può essere usato per uso professionale. La scheda di rete pure.
Qua ho anche una serie di opzioni come si avrebbe in un computer reale. Posso decidere da cosa fare il boot, se fare il boot prima dal disco, prima dal CD-ROM o da altro. Ovviamente il CD-ROM può essere reale o fittizio, cioè posso usare quello reale del server oppure uno fittizio, un file ISO. Posso scegliere una serie di opzioni che adesso al momento non ci interessano. E, come dicevamo, qua c'è il menu snapshot, quindi io posso prendere una fotografia della macchina, pre-aggiornamento, e in questo io faccio partire lo snapshot. La macchina viene salvata comprensiva della RAM, quindi vuol dire che se io fra 4 giorni voglio tornare a questo stato preciso, lo posso fare. Mentre fa lo snapshot, vi faccio notare adesso che, lo schermo è un po' piccolo, scusate, adesso faccio vedere la console. Mentre faccio lo snapshot, faccio notare che la macchina funziona tranquillamente con la lentezza del server e della connessione internet, però funziona. Vedete, questa è una macchina SUSE. Ingrandiamo un po' la finestra, ecco, col suo schermo virtuale, c'è un KDE. Posso fare e lavorare come se fosse una macchina reale. Faccio notare un'altra cosa importante, quindi faccio partire un browser, per esempio. Posso aprire un browser esistente. Eccolo qua, posso andare su un sito internet, linuxday.it, e questa è una macchina vera che gira però dentro al mio virtualizzatore. Faccio notare una cosa, già questo è un dettaglio, una finezza: questo è il client per vedere la scheda video della macchina emulata con un protocollo che si chiama Spice, che è un protocollo ad alta performance. In questo PC però ci vuole un client, in questo PC non è installato. Benissimo, Proxmox ha già previsto anche questo, c'è l'emulazione via browser col protocollo UNC, che è quello che conosciamo da una vita, che è stato inventato dall'Olivetti negli anni 80, se ricordo bene. Quindi anche in un computer senza nessun client installato, eccetera, eccetera, io posso utilizzare Proxmox e vedere anche il display della mia macchina, che adesso non sta funzionando perché sta finendo di fare lo snapshot. Beh, prendiamo un'altra macchina, prendiamo per esempio, no, questa non funziona, prendiamo, avevo una macchina desktop Ubuntu qua, scusate, per ragioni tecniche abbiamo ingrandito un po' i caratteri, quindi non ci sta più niente dentro. Ecco, questa è una macchina Ubuntu, e vedete che non solo ho la console, ma posso anche fare tutto schermo, posso anche, ho delle opzioni avanzate, posso anche mandare il famoso control canc magari lanciare il tasto Windows, insomma, ecco, vedete che è arrivato il menu, posso fare tutto quello che farei su una macchina reale. Ok, quindi questa è la prima parte di dimostrazione che vi fa vedere che tutte le funzionalità base che si possono chiedere a un virtualizzatore, Proxmox ce le ha, ma d'altra parte ce le ha anche vSphere con SX, ce le ha anche Hyper-V, ce le ha anche VirtualBox, ce le hanno praticamente tutti i virtualizzatori, quindi fino a qui siamo alle basi. Quindi tornando alla nostra presentazione, le ho dette tutte, sì, visualizzazione console l'abbiamo vista, lo snapshot reboot l'abbiamo visto. Ah beh, scusate, sì, possiamo vedere il reboot. Facciamo un reboot cattivo. Allora, rifacciamo vedere la console. Questa è la console della macchina Ubuntu. Facciamo finta che io simuli la pressione del tasto reset, come se nel PC premessi proprio il tasto per resettare. Resetto. Mi chiede la conferma, sì. Guardate, ecco, questo qui è proprio, ho resettato brutalmente la macchina e sta ripartendo come se avessi tolto la corrente a un PC. Quindi è comparso il BIOS, perché chiaramente Proxmox emula anche il BIOS, e la macchina Ubuntu adesso riparte. Poverina, sarà anche un po' arrabbiata, però è un sacrificio per il Linux Day. Andiamo avanti e iniziamo finalmente il capitolo 3, la sfida. E incominciamo a vedere delle funzionalità avanzate. La prima funzionalità che andremo a vedere è la migrazione manuale. Quindi cosa vuol dire? Io ho una macchina virtuale su un server, la sposto su un altro server, senza che gli utilizzatori di questa macchina se ne accorgono. Questa cosa qui cosa serve? Principalmente per la manutenzione. Io ho un server che si sta guastando, cosa faccio? Sposto le macchine virtuali in un altro server,
nessuno si accorge di niente, spengo quel server, lo riparo, lo risistemo, lo riaccendo e risposto tutto lì. E questa è una cosa che posso assicurarvi nella vita reale, è utilissima. Per quanto sia una cosa banale, pensiamoci un attimo, migrare una macchina cosa vuol dire? Migrare la memoria che sta usando e migrare il disco. E migrare il disco è una cosa un po' difficile. Infatti, se noi andiamo a vedere i virtualizzatori veri, come non so, VMware, eccetera, eccetera, io dico veri per dire quelli che vengono considerati, che sono più conosciuti e che quindi vengono considerati come standard su cui basarsi. VMware, per esempio, permette la migrazione solo se io ho un concetto di storage condiviso. Questo qui, per esempio, è un caso tipico, che lo rivediamo meglio dopo anche per il failover, lo spieghiamo dopo. Però io ho diversi server, ok? Come nel caso che ho fatto vedere prima della demo, che ho tre server. VMware ti chiede uno storage condiviso, cioè ti chiede, che so, uno storage esterno, una SAN o una NAS, cioè, quindi non so, avete presente una Synology, un FreeNAS, un TrueNAS, un Open Media Vault, queste cose qui. Quindi un dispositivo esterno che contiene lo storage per tutti, in maniera che quando io migro la macchina devo solo migrare la memoria RAM, non devo migrare il disco della macchina. Ovviamente con Proxmox questa cosa qui è possibile, però Proxmox ha in più una, diciamo, una finezza, che ha la cosiddetta, quella che chiamo io, la migrazione dei poveri. Cioè, se io ho Proxmox con due server e non ho il lusso di avere uno storage condiviso e voglio migrare la macchina da server 1 a server 2, quando io vado a migrarla, lui lo fa. Come fa? Copia blocco per blocco il disco da un server all'altro. Ovviamente è lento, però un conto è essere lenti e fare la cosa, un conto è proprio non poterla fare perché non hai l'hardware adeguato. Faccio notare che le SAN e le NAS, vedremo meglio dopo, costano un sacco di soldi, quindi se io ho poco budget, con Proxmox posso prendere due server e migrare una macchina, con un virtualizzatore di marca, oppure commerciale, eccetera, eccetera, sono obbligato ad avere due server, la NAS quindi, o la SAN, e pagare un sacco di soldi in più. Fra l'altro, e adesso diciamo, l'andiamo a vedere direttamente alla demo, così si capisce meglio perché a parole è un po' più difficile, Proxmox ha un ulteriore trucco, utilizza un altro progetto open source che si chiama Chef, okay? Che vedete che qua è di serie. Ah, scusate, apriamo una piccola parentesi, Proxmox è bello anche perché l'installazione la definisco deterministica. Cosa vuol dire? Io prendo un CD di Proxmox o la chiavetta USB, server vuoto, lo vado a installare, lui mi fa 5-6 domande, la password, l'indirizzo di rete. Aspetto mezz'ora, è installato con tutto quello che serve. È una cosa banale apparentemente, ma se voi confrontate OVIRT, CloudStack, OpenStack, vSphere, tutti questi, l'installazione richiede diversi passaggi e secondo me non è neanche deterministica, perché a seconda del modo in cui lo installo potrebbero avere certi componenti e non averne altri. Invece con Proxmox io, installazione semplice, posso mandare anche un junior, mette dentro il CD, parte il server, mezz'ora, installa e c'è tutto, quindi vuol dire che c'è tutto, compreso anche Chef. Questo Chef è un file system avanzato che si usa nei data center e diciamo nei centri di supercalcolo, cioè quindi al CERN in Svizzera, dove fanno gli esperimenti nucleari, quelli nell'anello sotterraneo sotto le Alpi. Lì hanno tipo 10.000 nodi con installato sopra Chef per gestire petabyte di dati o exabyte di dati. Nel nostro caso qui abbiamo abbiamo tre server, quindi abbiamo tre nodi che includono anche Chef. Tutto questo lunghissimo discorso per dirvi che cosa fa Chef? In tempo reale copia tutti i dati dei dischi del primo server negli altri due. Quindi cosa vuol dire? Che io, anche senza avere la SAN, posso avere la migrazione in tempo reale. Facciamo un esempio, guardiamo allora il server 2. Allora il server, dunque, il server... prendiamo un server, prendiamo la macchina SUSE di prima, io la migro, mi dice
migriamo, in quali la vuoi migrare? Dice, la migriamo in questa qua perché serve più scarico. La migro, richiedo la migrazione, lui parte, questo, per vedere meglio il log bisogna andare di qua, eccolo, parte la migrazione, quindi lui sta fisicamente spostando la macchina da un server all'altro, si vede che sta spostando la memoria RAM, ok? E così, fa così in fretta che non faccio in tempo andare a farvi vedere che la macchina funziona lo stesso. No, scusate, ho sbagliato pulsante. Ecco, questa è la macchina. La macchina non si accorda di niente. Io la sto migrando, ok? Purtroppo il log... No, sì, si vede... Okay, sto migrando. Il disco non lo sto migrando, perché essendoci Chef in azione, ogni volta che io scrivo un settore, insomma, quel Linux su quella macchina virtuale scrive qualcosa sul disco, istantaneamente viene replicato sugli altri server. Quindi, quando vado a migrare, non ho bisogno di migrare anche lo storage, perché è già dall'altra parte. E questa è una caratteristica molto avanzata in realtà, che per esempio vSphere di serie non ce l'ha. Ovviamente VMware è corsa ai ripari e fa un prodotto che si chiama vSAN, che è a pagamento, quindi io di serie non ce l'ho, mentre con Proxmox ho di serie tutto quello che mi serve. E questo può essere anche un problema a livello aziendale, perché io con Proxmox ho tutto subito. Io prendo vSphere, a un certo punto sento queste necessità, è un altro prodotto da comprare, potrei aver finito il budget e quindi magari devo aspettare l'anno dopo per comprare la vSAN. Invece con Proxmox ho tutto subito. Andiamo ancora avanti. Ecco, avevo messo anche due lucidi, la verità, per approfondire il concetto di Chef. Quindi il virtualizzatore classico, quindi vSphere, Hyper-V, per farti la migrazione praticamente ti obbligano ad avere lo shared storage, quindi un dispositivo esterno con tutti i dischi dentro, in maniera che tutti i server prendono i dati e scrivono i dati su quello. Con Proxmox c'è questa definizione di cluster che si dice iperconvergente, cioè in ogni server ho sia le macchine virtuali, quindi ho Proxmox, ma ho anche Chef che fa una replica in tempo reale dei dati. Quindi io mi risparmio il costo della SAN, e la SAN vi posso assicurare che costa più dei server. Quindi se io ho un cliente con poco budget posso prendere tre server anche usati, installare Proxmox e garantirgli tutte le funzionalità che con altri virtualizzatori non posso garantirgli se non compro almeno anche una SAN. E questa è una cosa molto 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 valida e importante. Secondo round, funzionalità avanzate, bilanciamento del carico, automatico, cioè l'appetito viene mangiando, uno dice perché devo stare io a migrare le macchine da un server all'altro? Lo faccio fare in automatico dal virtualizzatore, così mi mantiene in tutti i server più o meno lo stesso utilizzo di memoria di CPU. Questa cosa qui, devo dire che in realtà Proxmox non ce l'ha ancora, dovrebbe essere pronta per la prossima versione, ne hanno già implementato una piccola parte e hanno promesso che la prossima versione ci sarà. VMware ce l'ha invece, questo è un punto a loro favore. Va detto però che il bilanciamento del carico è una funzionalità considerata avanzata, quindi VMware ce l'ha nella versione più cara, quindi di quella da 6.000 euro o qualcosa di più, quindi non tutti se la possono permettere, perché questo, diciamo, VMware, adesso io non sono un commerciale VMware, quindi prendete questi dati un po' così, alla leggera, però ha la versione gratuita che è SX, la versione base che costa 600 euro per avere almeno i backup, e poi c'è la versione da 6.000 euro che è la versione completa, e mi sembra che sia un'aggiunta per il DRS, che è il bilanciamento del carico, e un'altra aggiunta per avere la vSAN che dicevamo prima. Quindi si fa presto, poi 6.000 euro a server, quindi si fa presto andare su con i prezzi. Quindi qui un punto a favore vSphere, però ha un costo per molti improponibile.
Funzionalità avanzate numero 3, queste sono le mie preferite perché sono quelle che ti fanno fare il salto di qualità, è quello che dicevamo prima, cioè se io sono in un'azienda e voglio garantire, voglio dimostrare a loro che c'è un vero vantaggio nella virtualizzazione, a parte il risparmio di soldi, è quello dell'alta fidabilità, cioè io posso garantire che anche in caso di guasto di un server tutto continua a funzionare come prima. Proxmox questa cosa qui la supporta veramente bene. E quindi cosa vuol dire? Che se io ho un cluster di almeno 3 server, che sono richiesti 3 server per motivi tecnici, se un cluster di 3 server e uno si rompe, tutto continua a funzionare come prima. Ovviamente le macchine che sono sul server rotto ripartono in automatico sugli altri. È molto complicato da configurare, cioè non è, scusate, non vorrei creare fraintesi, non è che è complicato Proxmox, perché Proxmox oltretutto ha dei wizard che facilitano anche la configurazione di un cluster ad alta fidabilità. L'alta fidabilità è un concetto complicato in sé, cioè io devo prendere 3 server, devo collegarli a avere in ogni server 2 schede di rete, perché si può rompere anche la scheda di rete, quindi io il collegamento di rete lo devo mantenere sempre costante, quindi devo prendere 2 switch, i server devono avere doppia alimentazione, quindi io devo avere una serie di caratteristiche perché altrimenti l'alta fidabilità può ritorcersi contro. Quindi in realtà l'alta fidabilità è una cosa che va diciamo, gestita con molta cura, ci vuole diciamo, piuttosto esperienza. Io ho diverse cicatrici nella schiena perché dei casi remoti mi sono capitati, però ripaga notevolmente perché quando c'è un sistema di alta fidabilità, come quelli che io ho anche adesso dai miei clienti o in cloud, io sono qui che faccio la presentazione, sono tranquillo perché qualsiasi cosa si rompa, in automatico si ripristina in pochi minuti. La demo, facciamo vedere la demo, cosa facciamo vedere? Allora, intanto facciamo vedere, scusate, devo beccare la finestra giusta, ecco, facciamo vedere che per configurare l'alta fidabilità occorre innanzitutto un file system replicato che è CEF, quindi non ho bisogno di SAN e quant'altro, mi va bene CEF. Poi devo andare a configurare, c'è un menu apposta, in questo menu posso vedere i dati dei server che sono attivi, qual è quello che dirige tutta la baracca in questo momento, che è il dell'1. Posso mettere dei gruppi per gestire, diciamo, dove vanno fatte ripartire alcune macchine, e posso avere dei dispositivi per spegnere i server forzatamente, perché ecco, un altro punto che non si sa dell'alta fidabilità è il famoso concetto di guasto parziale. Ci possono capitare dei casi stranissimi in cui il server non è che voi pensate che, non so, un server si guasta, si spegne. No, può darsi che un server si guasti, vuol dire che incomincia a malfunzionare, non so, magari la CPU fa dei calcoli sbagliati, però non è che si spegne e quindi danneggia anche gli altri. In questi casi qui occorrerebbe un dispositivo hardware per forzare lo spegnimento, che è opzionale, quindi Proxmox funziona anche senza questo. Visto che ci piace farsi del male, simuliamo uno spegnimento, direi. Allora, noi andiamo su un server a caso, adesso io non volevo prendere quello che sto usando proprio adesso come dimostrazione, speriamo che non sia questo, prendiamo questo, andiamo nella shell, ok, e simuliamo lo spegnimento. Chi è che mi suggerisce un comando Linux per fare uno spegnimento forzato? Reboot-force. Sì, sono già amministratore, sudo reboot-force, perfetto, vediamo che qua siamo tutti sul pezzo. Io faccio questa cosa qua e sto server è come se l'avessi rotto, guastato. Cosa succede? Sperando che non sia proprio il server che sto usando per vedere l'interfaccia grafica. Un'altra cosa che voglio farvi notare di Proxmox è questa, che in realtà ogni... abbiamo avuto fortuna. Ogni server ha la sua interfaccia grafica, quindi se a qualsiasi server del cluster mi colleghi posso vedere l'interfaccia grafica, che non è banale perché vSphere non è così, neanche OVIRT. Ecco, però vedete cosa è successo? Allora, il server si è rotto. Adesso chiaramente ci sono delle tempistiche perché lui non può permettersi di
perché un server non risponde per 1 o 2 secondi di dichiarare che è rotto, magari si è perso per un istante, allora devi aspettare una trentina, quarantina di secondi, forse anche un po' di più. Quando capisce che questo server è andato, sì, no, l'interfaccia utente era quella giusta, quando capisce che questo server è andato, vedrete che farà ripartire in automatico le macchine sugli altri server rimanenti. Dobbiamo aspettare, quindi io intanto guardiamo un attimo se c'è qualche punto. No, con la fault tolerance non sto neanche a parlarvene per il momento. Volevo farvi notare che andiamo a vedere un attimo gli altri server cosa dice. Ecco, qua intanto questo non è Proxmox ma è Chef, quindi file system che dice attenzione, anch'io mi sono accorto che non c'è un server, quindi se adesso vado a vedere i dischi, chiaramente mi dice che ci sono 4 dischi down. Quindi 4 dischi down cosa vuol dire? Che gli ho detto che deve assicurarsi almeno 2 copie persistenti, quindi lui ti fa notare che una vasta parte dei settori sono da ricostruire. Undersighted vuol dire che appunto sono guasti, cioè non sono guasti, cioè manca una delle 3 copie che gli ho chiesto di fare. Poi cosa volevo farvi vedere? Che starei aspettando che facesse ripartire le macchine sull'altro. Ok. Ho un piccolissimo dubbio a questo punto, che le macchine che vanno fatte ripartire in automatico devono essere marcate come macchine da far ripartire in automatico, e siccome questo cluster qua lo uso per le prove, va a finire che non gliel'ho messe. Quindi andiamo a vedere un attimo le risorse. Scusate, ma lo schermo è veramente... ecco. Ok, questa sì, questa qua sì. Ecco, scusate, ci lo siamo persi. Osservate, NAS Free NAS è appena ripartita su questo. Ecco, sta ripartendo, vedete, lui se n'è accorto e la 111 la sta facendo ripartire su questo. Infatti adesso io posso andare a vedere la console, anche la 116, che era la mia macchina Ubuntu, che è qua, adesso con calma. Ricordatevi sempre che questi qui sono server, come vi ho detto, vecchissimi, lentissimi, apposta perché è in queste condizioni qui che si vede se Proxmox è stabile, perché diciamo le primissime versioni di tanti anni fa con i server veloci funzionavano perfettamente, con i server lenti facevano un po' fatica. Invece vedete che anche questo caso qui con server vecchi la mia macchina Ubuntu sta ripartendo, ok? Quindi il server... scusate, la sfortuna che abbiamo che è anche questa, che il server Dell 1 in realtà non era guasto, ma è ripartito, quindi adesso lui l'ha rimesso dentro al cluster. Pian pianino Chef si accorge che il server è stato ricollegato, quindi controlla i dischi uno alla volta per vedere se si sta ricollegando, e quindi ecco, guardate, in tempo reale sta rimettendo tutto a verde. E quando il server sarà definitivamente a posto, scatterà una migrazione automatica che riporta le macchine che si erano guastate su quel server lì, a meno che io non l'abbia spenta, ma non mi ricordo bene, però, perché si può scegliere se far rientrare le macchine nel server riparato in automatico o in maniera manuale. Comunque, come vedete, sta funzionando perfettamente e questa funzionalità è nella versione base, che può essere ottenuta anche gratuitamente, può girare su server senza bisogno di storage esterno, quindi io con un budget minimo potrei prendere anche per assurdo 3 PC, anche se non ve lo consiglio, con 3 PC da 500 euro io metto su un cluster ridondante di Proxmox. Incidentalmente, vi ho detto prima che ci volevano 2 switch, questo cluster qui è ancora più sperimentale, perché io ho usato un trucco che molti di voi sapranno sicuramente, che si può fare invece di usare lo switch, io posso collegare le schede di rete dei server direttamente l'una con le altre, e quindi se ho 2 schede di rete per server faccio una specie di mesh, si dice, e mi risparmio anche il costo degli switch. Quindi questo qui veramente è un caso d'uso proprio limato all'osso sui costi, e funziona perfettamente come se fosse
un server, cioè come se fosse un cluster costosissimo, diciamo, un cluster professionale. E non abbiamo ancora finito, perché un vero professionista sa che c'è una cosa importantissima che viene che deve essere sempre considerata il giorno uno dai clienti, che sono i backup. E qui la situazione è abbastanza interessante, perché è vero che vSphere ha i backup, però il backup non li fa VMware. VMware ti dà il prodotto e ti dice: questo è il mio prodotto, se vuoi i backup compri qualcosa da qualcun altro. Quindi generalmente si compra il backup da Vim. Ovirt è uguale, è open source, anche quello di Red Hat, però ti dici: ma noi Ovirt è il virtualizzatore, il backup, beh, è ovvio che ci vogliono i backup, però non te li facciamo mica noi, ti devi scegliere un virtualizzatore. E quando uno vede i manuali di Ovirt scopre che ci sono 45 modi per fare i backup, tutti difficilissimi, tutti incomprensibili, e che richiedono tutte delle particolarità strane. In Proxmox i backup sono di serie, io posso andare su una macchina. E ragazzi, sottolineiamo questa cosa, è veramente importante questa, perché io sono su Proxmox, voglio fare il backup di una macchina, vado su backup, scelgo uno storage, come vedete io posso avere un qualsiasi storage, anche una comunissima NAS Synology da 200 euro, un NFS, scusate, vi faccio vedere anche tutti gli storage supportati, guardiamo gli storage. Posso avere NFS, iSCSI, LVM su iSCSI, poi li ho tutti qui, guardate, NFS, iSCSI, Samba Chiefs, quindi ho una NAS o un computer Windows, posso farci il backup sopra. Voglio utilizzare ZFS non per i backup, ma per me stesso, posso usarlo. Cioè, ho veramente una gamma vastissima di file system supportati. Quindi io, se voglio fare il backup della mia macchina di serie, posso andare sulla singola macchina e fare, come dicevamo prima, scegliere uno storage e poi fare backup now, scelgo la compressione, faccio backup e fare il backup. Questo tipo di backup qui è veramente basico, però funziona anche benissimo. Dico che è basico perché è un backup full, cioè non c'è il concetto di incrementare i differenziali. Ogni volta faccio il backup di tutto il disco. Okay? E la cosa bella è che posso scegliere se fermare la macchina mentre faccio il backup o se fare lo snapshot. Lo snapshot fa in modo che mentre faccio il backup le persone possono continuare a usare la macchina, che è una cosa bellissima anche questa, quindi non c'è disservizio neanche durante i backup. Questo sarebbe già un passo avanti notevole, e questo è proprio un punto di forza verso tutti gli altri sistemi concorrenti. Però quelli di Proxmox hanno esagerato, nel senso che hanno fatto un prodotto a parte che si chiama Proxmox Backup Server, okay, che questa volta è un server a parte, che quindi occorrerebbe un server a parte, però essendo sempre della stessa famiglia io posso fare una cosa, diciamo non ufficiale ma permessa, di installarlo dentro uno dei server stessi di Proxmox, quindi io questa cosa qui la faccio abitualmente, quindi mi risparmio anche quel server lì. E questo Proxmox Backup Server permette di fare i backup incrementali, che è una cosa utilissima, cioè quindi io risparmio spazio, e permette di collegarne più di una cascata. Quindi io posso fare i backup incrementali compressi qui. Quando ho il backup incrementale, lui ha un ulteriore algoritmo di compressione di duplica e manda solo i dati, diciamo, differenti dall'ultima volta e dalle altre macchine virtuali, li spedisce a un altro server Proxmox remoto. Quindi io posso fare anche tutte le funzionalità richieste anche dalla legge italiana sulla sicurezza dei backup, perché io posso fare i backup fuori sede, quindi metto un Proxmox backup server in sede, uno fuori, e se prende fuoco il cliente, se prende fuoco il data center, eccetera eccetera, io ho una copia dall'altra parte. Io lo faccio abitualmente, noi abbiamo un data center, un cluster in Germania che fa backup in Italia e un cluster in Italia che fa backup in Germania, così può prendere fuoco tutto un data center italiano intero e noi
non prendiamo un dato, nessun dato. E, vi faccio vedere un'altra cosa interessantissima, che è questa, e poi concludiamo. E, allora, se riesco a farvi vedere intanto un... No, facciamo direttamente questa cosa qui, che è più semplice. Allora, lo storage... questo qui è lo storage collegato al Proxmox Backup Server, ok? Qui ci sono una serie di macchine virtuali copiate, ok? Quindi adesso simuliamo di prendere un restore di questa macchina, la 116, che era quella Ubuntu, questa. Io faccio restore... Ah, scusate, Proxmox Backup Server fa il backup di tutta l'immagine del disco della macchina, però nelle ultime versioni ha questa cosa qua, che fa anche che dall'immagine recuperi i file. Quindi io ho l'immagine totale della macchina, quindi la posso tirare su così com'era, senza dover installare niente. Ho bisogno, qualcuno mi ha cancellato un solo file, non ho bisogno di tirare su tutta la macchina e farla partire, andare dentro, prendere il file, perché posso recuperarlo nelle ultime versioni direttamente da qui. E questa è una funzionalità che te lo dà Vim a pagamento nelle versioni Elite, avanzate, eccetera, eccetera, e che è nato, che Vim è un prodotto che devi comprarlo in più rispetto a VMware. Qui è di serie. Quindi io posso recuperarmi tutti i file che voglio, vedete? Non bastasse, io diciamo, ho perso totalmente la macchina, voglio recuperare dal backup. Io faccio così, restore, ok, le do un numero nuovo, perché così non sovrascrivo quella esistente. La facciamo, cambio storage, mettiamo lo storage un pochino più veloce nell'SSD, nel disco stato solido. E fino qui, questa è l'ultima chicca, fino qui sembra un normalissimo restore. Cioè io ho un backup, sto facendo il restore su Proxmox per poter riutilizzare quella macchina. Invece c'è la sorpresa, Live Restore. Questa è un'altra funzionalità veramente extra, superlativa. Cosa vuol dire? Che mentre sta facendo il restore, io posso già accendere la macchina, che è una cosa straordinaria, perché a me è capitato che da un cliente si era rovinato una macchina virtuale con un server Windows, che doveva essere un server solo di dominio, ma in realtà era qualcuno si è incominciato a mettere centinaia di giga di dati, quindi io devo fare il restore di quella macchina, scopro che per fare il restore ci vogliono 12 ore, perché era un server lento, eccetera, eccetera. A quel punto cosa dice il cliente? Mentre fai il restore te stai 12 ore senza lavorare. Invece con questa funzionalità qui, che adesso la provo in diretta, io faccio partire il restore, faccio partire la macchina, ovviamente se la macchina, ve lo dico subito, sarà lentissima, l'algoritmo di restore recupera i dati non in maniera sequenziale, ma in maniera di necessità della macchina. Quindi se adesso io vado a vedere la macchina 152, che non so dove sia stata messa, qua, è partita, vado a vedere la console, sta partendo, cioè questa macchina qui non è ancora sul server, sto facendo il restore live mentre la macchina funziona e va anche abbastanza veloce, devo dire. E da quel cliente mi sono salvato, perché il cliente aveva urgenza e io dopo mezz'ora la macchina Windows era disponibile, lentissima. Però un conto è essere lentissimi e poter accedere a un file di cui hai bisogno urgentemente, un conto è dover aspettare 12 ore alla fine del restore. E con questo direi che questa funzionalità qui, ragazzi, ha sorpreso anche me, non perché non esista mai, non esista, diciamo, in altri ambiti, però di serie, gratuita, volendo anche gratuita, perché se io non compro il supporto è gratuita, è veramente una cosa eccezionale. Quindi io posso, diciamo, concludere dicendo che innanzitutto che Proxmox è un bellissimo programma che ha dato tantissime soddisfazioni, è un bellissimo virtualizzatore, è un virtualizzatore che compete veramente ad armi pari con tutti i virtualizzatori in commercio, anche quelli, diciamo, non open source, quindi a pagamento, e oltretutto ha delle funzionalità non uniche in sé, ma uniche nel fatto che sono rese disponibili a tutti, sono standard nell'installazione, sono facilmente usufruibili e quindi e soprattutto sono usufruibili anche con budget ridotti anche a livello di hardware.
Quindi, per concludere, il software open source non va usato solo perché sì, è bello, più bello, facciamo del bene al mondo, queste le solite cose che si sentivano raccontare tantissimi anni fa. È ora di progredire, è ora di capire che il software open source è veramente allo stato dell'arte in diversi settori. E quindi con questo vi ringrazio tutti e concludo. Grazie. Eccoci, allora all'ultimo intervento della giornata. Abbiamo detto che normalmente nel Linux Day ci sono interventi di vario genere, quindi abbiamo proprio visto che c'era uno sugli aspetti, diciamo, generali, altri interventi molto tecnici. Questo probabilmente è forse il meno tecnico di tutti, perché semplicemente io andrò a illustrare un programma open source, a mio parere molto bello, molto comodo, che potenzialmente possono usare tutti. E vi dico subito che chiaramente questo è un programma, sto parlando di un programma che potenzialmente fa veramente tantissimo, tantissimo, e che non conosco a fondo, anche perché se lo dovessi conoscere a fondo dovrei studiare anche aspetti che vanno al di là del puro utilizzo di un, diciamo così, di un software, perché ci sono aspetti che riguardano per esempio le conoscenze della musica e cose di questo tipo. Cerchiamo di andare però sul semplice. Intanto vediamo qual è il problema e qual è il problema di un mixer alla portata di tutti. In pratica io una cosa che ho fatto, avendo una casa in campagna, molto spesso ho fatto delle feste tra amici, no? E quindi in queste feste la musica non manca mai, abbiamo sempre avuta. E negli anni, ovviamente, io sono nato anch'io sono abbastanza veterano, no? E quindi sono nato con sistemi MS-DOS, coi Commodore, eccetera. E praticamente il primo mio problema che è nato quando ho cominciato a diffondersi la musica in un formato digitale, quindi praticamente non avevamo più a che fare con dei dispositivi fisici come i CD-ROM o come a suo tempo, diciamo così, altri tipi di supporto. Cioè, praticamente quando i file hanno cominciato a essere, tanto per intenderci, in gran parte dei file MP3, no? In cui le canzoni venivano digitalizzate, e praticamente ho cominciato a usare il PC per ascoltare la musica tra amici e praticamente per fare accompagnamento nelle serate o per ballare e cose del genere. Quando mi sono trovato quindi a dover scegliere un programma che permettesse di fare la mia scaletta dei brani, passare da un brano all'altro, cambiare l'ordine dei brani e così via. E dopo aver cercato tanto, io cercavo un programma che facesse in modo semplicissimo una cosa di questo tipo. E normalmente cosa c'era? Non c'erano i player, quindi i vari programmi per far ascoltare la musica, che avevano la possibilità di fare la scaletta, finiva il primo brano, cominciava il secondo, eccetera. Finché non ho trovato un programmino gnocchissimo che esisteva nell'ambito Windows e basta, e questo mi dava fastidio, però purtroppo c'era lì, ed era un programma free, che quindi non era neanche open source, era un programma proprio semplicemente free, che faceva una cosa bellissima, ovvero il massimo dello zen. Un riquadro, tu prendevi i file, li cacciavi lì dentro, lui cominciava a eseguire il primo brano, quando era ora di fare partire il secondo si apriva un secondo deck, lui gestiva il mixaggio tra il primo e il secondo e continuava dall'altra parte e poi chiudeva la prima schermata. Era il mio sogno, bellissimo, perché io praticamente facevo una festa, buttavamo dentro i brani lì, arrangiati, e lui si arrangiava, faceva i suoi mixaggi, eccetera. Poi ovviamente programma freeware, un bel giorno non era più freeware. No? Ha cominciato a mettere delle altre opzioni, le altre cose, eccetera, per cui alla fine sono ritornato coi player, perché poi dopo finalmente è cominciato a comparire un po' di roba nel mondo Linux, e questa roba che è comparsa nel mondo Linux è diventata sempre più potente, e a un certo punto però io ho sempre cercato nel mondo Linux il programma che facesse la, tra virgolette, cosa gnocca che faceva il programma nel mondo Windows, e non lo sono riuscito a trovare. In compenso ha cominciato a crescere questo programma MixXX. Le prime volte che usavo questo programma MixXX cresciava a go-go, no? Poi finalmente si è stabilizzato, è diventato sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, finché un giorno ho scoperto che è vero che l'interfaccia era piena di roba, però è anche vero che le cose che mi servivano erano quattro in croce. Se facevo le quattro cose in croce avevo risolto il mio problema definitivamente. E poi ovviamente, come si dice, l'appetito viene mangiando, ho scoperto dell'altro e ho cominciato a entrare in questo mondo, no? E mi sono reso conto che è un programma bellissimo, no? E che fa tutto quello che volete. Quindi
Il primo aspetto è perché la gente non gestisce normalmente nelle feste i mixaggi eccetera eccetera, ma si limita a mettere la lista dei brani eccetera. Perché la cosa la vede difficile? Perché quando si trova davanti un mixer di solito si aspetta una cosa di questo tipo. Cioè quindi una cosa, un oggetto complicatissimo, un miliardo di cursori e pulsanti eccetera, che spaventerebbe chiunque. E di conseguenza questo è un impatto che dice questo non è un software che faccia per me o non è un hardware che faccia per me. E io dico no, dipende da quello che devi fare, e quindi cerchiamo di capire qual è la nostra esigenza, no? Allora la nostra esigenza può essere fare una festa in casa tra amici in cui vogliamo solo della musica di sottofondo, no? Beh, cosa semplicissima. Secondo livello, una festa di Capodanno in cui invece uno un po' più bravo vuole fare il DJ. Perché questo vuol dire, per esempio, gestire anche la sala, vuol dire che, per esempio, se fai ballare la gente, se metti su un brano e la gente incomincia a scendere dalla pista, sfumi, passi al brano successivo. Cioè devi gestire anche la serata, quindi non è semplicemente un metti in fila i brani e lascia che vadano avanti. Oppure gestire una serata danzante tra amici è ancora peggio, perché ancora lì in quel caso devi dire devo mettere due brani di quel tipo, di quell'altro, poi se vedi che la gente non sa ballare quella cosa, passi a un ballo diverso e così via, no? Puoi anche gestire, per esempio, un gruppo dove devono imparare a ballare. Allora, per imparare a ballare le esigenze sono diverse, perché anche per imparare a ballare potresti anche aver bisogno di rallentare un brano, accelerarlo, perché magari la gente deve imparare, quindi fa imparare i passi col brano lento, poi dopo l'acceleri e così via. Quindi sono esigenze ulteriormente diverse. Oppure sei un professionista, vuoi gestire una discoteca, quindi la questione si fa molto diversa, perché in quel caso hai bisogno di conoscere molto di più, devi conoscere molto più nel dettaglio il programma, hai bisogno di hardware superiore e così via. E vi è un ulteriore livello che, per esempio, potresti aver bisogno anche di dispositivi di input che non sono i classici che vedremo adesso, perché noi adesso avremo a che fare con delle casse di uscita, e quello tutti hanno a che fare con le casse di uscita, poi vedremo che alcuni avranno bisogno anche del microfono in entrata, ma potresti aver bisogno di avere l'ingresso per la chitarra, l'ingresso per... oppure avete 10 microfoni nelle batterie e ciascun microfono, e allora a quel punto avete bisogno di dispositivi che gestiscano i singoli microfoni con l'equalizzazione e tutto quello che ci sta dietro. Quindi la cosa si complica moltissimo anche dal punto di vista hardware. Però le nostre situazioni, io non vado adesso a vedere lo scibile umano, cerchiamo di vedere, di scendere terra a terra alle esigenze nostre. Quindi le nostre tre, io ho diviso tre situazioni. Primo caso, il caso che dicevo io all'inizio, voglio che il sistema si arrangi, cioè io ti metto lì i brani, tu parti, mi fai tu i tuoi messaggi, fine della storia. Al massimo ti posso dire vai avanti, salta questo brano perché non mi va bene, mescolo alla lista, aggiungi un brano alla lista o cose di questo tipo. Quindi proprio il minimo del minimo, no? Secondo livello, voglio fare così, ma poi dopo se a un certo punto voglio di fare del mio, magari mettere su io, cominciare io a fare i mixaggi eccetera, ci metto del mio, no? Quindi tolgo l'automatismo e vado oltre. Ma qui siamo già a un livello superiore rispetto a quello di prima. Ci sarà molta gente che si fermerà al primo step e non andrà avanti col secondo, perché la stragrande maggioranza delle persone semplicemente vuole che gli metta su la musica e vada avanti. Basta. Premessa, il programma è un programma open source, MixXX, esiste sia per Linux che per Windows, per cui se uno vuole, al limite, se proprio non può fare a meno di Windows, lo può far girare anche lì. Quindi voglio fare altro lui e voglio metterci il massimo con quello che ho. C'è un terzo livello che è voglio andare oltre. Perché dico quello che ho? Perché vedremo che quello che ho di base è troppo poco, normalmente. Non troppo poco per arrivare al primo step, per arrivare al secondo sì. E allora vi faccio vedere la prima cosa. Prima di tutto partiamo da un concetto base, cerchiamo di spiegare un po' l'impostazione. Allora, normalmente uno cosa succede? Ha i file audio dei singoli brani, no? Catalogati, ciascuno se li cataloga un po' a modo suo, no? Normalmente c'è chi fa c'è chi non cataloga niente, directory unica, tutti i file dentro, no? C'è chi li divide, io come li divido? Per esempio io ho una cartella, normalmente la cartella o è music o è musica, di solito uso quella standard di sistema che si aspettano per la musica,
ho dentro questa serie di brani, il brano, nel mio caso io metto nome e cognome dell'autore, virgola, nome del brano, cercando di essere molto preciso nella descrizione, così se per qualche motivo c'ho due brani due volte in formati diversi, li vedo uno attaccato all'altro ed eventualmente evito duplicazioni, e li catalogo di solito così, non cerco di tenere in un'unica directory, metto per esempio tutti quelli che hanno l'autore che comincia con la lettera A dentro la cartella A, tutti quelli che vanno da lì e così via. Poi ci sono alcune cartelle di, non so, FGH che hanno pochi brani dentro, li metto tutti assieme in una cartella FGH. Insomma, ho una mia divisione, però da A alla Z c'ho dentro praticamente tutti i brani che mi interessano. In questo caso qua, ovviamente si parla di brani che uno dovrebbe avere regolarmente, quindi diciamo brani autorizzati, oppure, come in questo caso qua, io ho tutti i brani Creative Commons, no? Quindi sono tutti i brani che non sono sottoposti a licenza. Cioè non è vero, sono sottoposti a una licenza particolare Creative Commons. In questo caso qua, noi praticamente possiamo usare i nostri brani come comunque siano catalogati, però chiaramente tutti i programmi che poi vanno a prendere su questi brani hanno un loro sistema di catalogazione interna, che ovviamente prescinde da quello che ho fatto io fuori. Però in questo caso non mi interessa, io vado con, ho la mia catalogazione fuori, poi dopo avrò il mio, la mia catalogazione interna. Andiamo avanti, comunque la mia catalogazione la tengo sempre fuori. Che formati audio sono supportati? Beh, diciamo che ormai quelli che vanno per la maggiore sono, intanto ci sono due distinzioni fondamentali, questo lo sanno un po' tutti, ci sono i formati lossy e quelli lossless, cioè sono i formati che per essere più compatti sono disposti a perdere qualcosa nella qualità audio, esempio gli MP3, tanto per intenderci, come ci sono gli altri formati tipo il FLAC o il WAVE, eccetera, che invece sono formati che mantengono tutta l'informazione musicale, però il problema è che sono grandi, molto grandi, ed ecco perché sono meno diffusi. Perché comunque, attenzione, se uno si ascolta un brano, una sinfonia su un telefonino, probabilmente non è neanche in grado di percepire la differenza che c'è tra un file MP3 o un file FLAC. Se lo ascolta in un home theater la differenza è molto molto superiore. Allora, in questo caso io ho cercato di farvi vedere intanto il programma come si presenta nella fase di installazione. Anzi, non farei così, la fase di installazione la vado a vedere in un secondo tempo. Partiamo dall'impostazione standard. Vediamo che cosa ha l'utente normalmente sul PC. L'utente normalmente sul PC ha un PC, un'uscita audio, da questa uscita audio si attaccano delle casse, fine. Questo è l'utente normale ed è, vi dirò di più, è il 90% degli utenti che usano MixXX, no? Che quindi non hanno praticamente niente. Ma allora uno dice, ma come si fa a gestire un mixaggio se non ho il preascolto, se non ho le cuffie? No, si gestisce lo stesso, si gestisce a livello video, lavorando sui, diciamo così, vedendo praticamente lo spettrogramma, insomma praticamente si riesce a lavorare lo stesso, e vi farò vedere come si fa. No? Questa è la situazione base, io non ho comprato niente. Secondo step, no? E quindi vedremo che in questo caso è anche molto facile configurare il programma, perché arrivi dentro e dici, dunque l'home uscita audio è questa qua, fine della storia. Andiamo a prima di andare a livello superiore, un'ultima cosa, vi farò vedere la schermata che si presenta nel caso in cui abbiamo questa impostazione minimale. Inutile avere la barra per la regolazione dei microfoni, inutile avere, cioè ci sono tutta una serie di oggetti sullo schermo che è inutile avere, perché se non ho i microfoni non tengo sullo schermo la regolazione dei microfoni. Secondo step invece, dicevo, l'impostazione che chiamo più avanzata, ma è un'avanzata di basso livello, però è quello che ho io in questo momento sulla scrivania, no? ed è composta da che cosa? Io ho una cuffia, no? Ho una scheda audio esterna che semplicemente mi dà la possibilità di uscire da una parte verso le casse, no? E avere un ingresso microfonico, quindi ho un microfono con l'ingresso microfonico, oltretutto un microfono bilanciato, no? E praticamente ho tre pomelle per regolare i volumi. Volendo avrei anche l'attacco per la chitarra, ma non so che suonare la chitarra, lui Stefano la sa suonare, io non la so suonare. E quindi praticamente totale del costo dell'insieme siamo sotto i 100 euro, no? Per cui non è che abbia delle cose avanzatissime, no? Anche se la qualità risultante, devo dire, è abbastanza accettabile. Perché
questo mi, che cosa ho in più con questo sistema qua? Beh, due o tre concetti base. Primo, se io ho una sola scheda audio, perché di fatto qua esce un solo cavo audio, no? Inevitabilmente questo cavo audio vale casse. Quindi, se io voglio ascoltare, per esempio, il brano dopo, per vedere se ci sta bene dopo quello prima, non lo posso fare, perché le cuffie devono essere su un canale diverso. In questo caso, col fatto che le cuffie vanno col PC interno, mentre invece l'audio esce da qua, no? Io posso benissimo andare sul brano e dire adesso aspetta che me lo ascolto, sì. Oppure posso fare il mixaggio come si fa, tra virgolette, in discoteca, dove vedete il DJ che si mette la cuffia, un'orecchia fuori e un'orecchia dentro, sente il brano di qua, sente il brano di là e decide il mixaggio. Cosa che si può fare in questo caso e non si può fare nell'altro caso. Quindi adesso abbiamo visto proprio la base, e ovviamente l'impostazione sarà un po' più complicata, per cui dovrete definire nel collegamento dell'interfaccia. Dunque, allora l'audio del master, l'audio principale arriva da qua, le cuffie sono attaccate a questa scheda audio qua, il microfono entra dall'esterno, no? Ho definito le cose e poi avrò l'impostazione dello schermo, che sarà un pochino più complessa, perché mi terrò anche le regolazioni che riguardano il microfono, che invece nell'altro caso non mi interessavano assolutamente. Allora, adesso che vi ho fatto vedere, diciamo, un pochino queste che sono, diciamo così, le basi, no? E vediamo che cosa succede quando io installo MixXX. Quindi la prima cosa che succede quando io installo MixXX, adesso qua andiamo a vederla qua, direi che facciamo così un attimo, facciamo uscire, vediamo un pochino di farlo partire, direi. Allora, qua io disinstallo, allora cancello in questo caso la configurazione MixXX in modo da partire come se non fosse mai stato, diciamo così, utilizzato. Chiudiamo questo, eccolo qua. Faccio partire il programma. La prima cosa che mi chiede è: qual è la tua cartella della musica? Vi ricordate che vi dicevo che io le divido così, vedete che ho i brani qua dentro e così via, no? Allora, lui vuole sapere dove si trova la mia libreria musicale. Questa impostazione ovviamente si fa la prima volta, dopo non si fa più, no? Quindi dico, ok, apri la cartella, è questa. Bene, lui comincia a tirare su la libreria musicale e non si limita a tirare su la libreria musicale, ma mi farà anche vedere praticamente... Un attimo... Qua... Ecco, mi farà anche vedere... Non so, allora scusate, sì, le tracce e così via, mi farà anche vedere le impostazioni base che si aspetta lui, no? Quindi senza fare settaggi particolari. Nel mio caso io dovrei adesso andare a mettere, la prima cosa che si fa, si va nelle opzioni, preferenze, si va a impostare, diciamo così, qua sotto, qual è il canale master, qual è il canale, quindi diciamo da dove arriva l'audio, dove esce l'audio, e dove entra il microfono, se avete il microfono e così via. Adesso io non lo vado a impostare più di tanto, no? Perché vado a prendermi la configurazione che era già impostata prima, no? E mi è più comodo. Una cosa che faccio quando entro è vedere, se ho cominciato a vedere, vedete delle barre, vedete una schermata molto caotica, questo è il problema di MixXX, quando entra vi fa vedere il mondo e questo spaventa tantissimo. Allora cominciamo a togliere la roba che non c'entra, allora gli effetti non mi interessano, togliamo gli effetti. Non mi interessa vedere per esempio la parte microfonica, vabbè, quella è già stata disattivata perché ho visto che non ho neanche un microfono, no? E mi fa vedere semplicemente sotto i brani che avevo scelto io, no? che avevo nelle mie cartelle, indipendentemente da cartelle sotto cartelle. Il problema è che non riesco a vedere dove sono posizionati, perché per default lui mi fa vedere le colonne che vuole lui. Allora, per fare una cosa fatta bene, io dovrei andare a impostare le colonne che voglio vedere io, perché delle 10.000 colonne che ci sono, me ne interessano solo 2-3. A me interessa l'anteprima, mi può andare bene, la copertina mi può andare bene, suonato per vedere se l'ho già fatto suonare mi va bene, non mi interessa l'album, non mi interessa l'artista, non mi interessa il titolo. Perché? Perché queste sono informazioni che sono all'interno del brano, no? Valutazione eccetera, ma siccome io faccio tutto sulla base del nome del file, a me del brano cosa c'è dentro mi interessa niente, no? Però se volete potete usare il contenuto reale, genere, tutte queste cose qua, ma addirittura le potete anche modificare, ma in questo caso non mi interessa.
Io tengo le colonne che mi interessano e principalmente le colonne che mi interessano sono chiave, che dà praticamente la tonalità praticamente del brano, no? I BPM, che è forse la cosa che in questo momento mi interessa di più, che sono le battute al minuto, in pratica il ritmo del brano, no? La durata, perché voglio capire se è una cosa lunga o se è una cosa breve. Aggiunto il non me ne frega niente, lo tiro via anche quello, il commento non me ne frega niente, mentre invece mi interessa tantissimo la posizione, perché la posizione in realtà, purtroppo non mi piace il termine posizione che hanno usato, in realtà è il nome del file con la sua path, che è quello che mi interessa di più, perché io riconosco il mio brano da quello, no? E tolgo i commenti, che anche quelli non mi interessano. Praticamente con questo giochino qua io ho impostato il mio, diciamo così, la mia lista di tracce, no? Queste sono le cose che voglio vedere nella mia lista di tracce. Il problema qual è? Che la stessa cosa la dovete fare anche per l'auto DJ per analizze e così via. Adesso vedremo come mai. Allora, se io prendo un brano e lo metto in riproduzione, poi dopo vi spiego come si fa, no? Immediatamente lui calcola le battute al minuto del brano. In realtà le battute al minuto interessano prima, non dopo. Perché se io voglio mettere su, se faccio una serata così e ho un brano a 100 battiti al minuto e un altro che è a 100 anche lui, il mixaggio viene bene per forza, no? Diventa piuttosto semplice, perché praticamente ho fasato due ritmi che sono praticamente uguali, devo solo farli coincidere come battute, no? Ecco che se io ho i battiti al minuto so già quali brani si incastreranno meglio col mio brano precedente, no? Il momento in cui invece prendo a caso, poi devi far tu corrispondere un brano da 100 battiti al minuto con uno da 200, magari quello è anche facile, 210, ecco, diventa piuttosto complicato. Allora, quindi la prima cosa che io faccio, una volta che mi ha tirato dentro tutto, dico no, aspetta, calcolami tutti i battiti al minuto, già direttamente. Quindi vado su analizza, c'è un nella parte dove c'è tracce, c'è sotto analizza, e in analizza voi vedete potete fare seleziona tutto e dati analizza. Attenzione, prima di lanciarlo faccio anche qua, faccio vedere almeno la, diciamo così, battiti al minuto, così ve ne accorgete mentre lo fa, no? Se no non lo vedete assolutamente. Facciamo partire un'analizza e voi vedrete che comincia a calcolare i battiti al minuto di tutte le canzoni che ho catalogato, e vedete che fa piuttosto velocemente. Certamente se ne avete migliaia dovete aspettare un pochino che le vada a fare tutte. Allora, adesso io chiudo questo MixXX qua, che vi ho fatto vedere come imposto le cose principali, no? Prendo i miei settaggi fatti bene da mettere al posto di quelli fatti male, no? Così faccio prima, e praticamente mi ritrovo il MixXX come me lo uso io, già con tutto preparato, con i battiti a minuto già calcolati su N brani e tutto quello che ci sta dietro. Eccolo qua. Questa è la schermata mia, del mio MixXX, come è fatto adesso. Allora, prima di andare avanti cerchiamo di capire intanto la schermata, perché ovviamente il primo impatto è devastante, no? Quando entrate voi vedete questa schermata piena di levetti, pulsanti eccetera eccetera, decidete non è il programma per me. Poi vedrete invece che la cosa è piuttosto semplice. Torniamo nella presentazione. Se io vado, diciamo, a partire da qui, ok, allora adesso un attimo, perché l'ha messo in un'altra schermata, che è questa qui, vediamo questa, no? F5. Un attimo, perché devo capire dove è andato a mettere la scheda. Eccolo qua. Scopriamo la console. Allora, la console è composta così. Allora, sotto dove c'è tracce, voi vedete tutti i vostri brani, no? Auto DJ non è altro che una cartella dove ci sono tutti i brani che ho scelto, che deve gestire lui automaticamente, no? Poi dopo c'è la, diciamo, ci sono altre cose tipo registrazioni, perché posso avviare una registrazione e praticamente tutti i mixaggi che faccio e tutta la serata che faccio registrarla tutta, e alla fine viene composta come se fosse un brano nuovo e la gestisco come tutti gli altri, no? Dal punto di vista della console abbiamo, allora, sopra questa barra che vedete qua, che è quella relativa ai microfoni,
che in questo caso io ho attivato perché io ce l'ho il microfono. Ovviamente chi non ha il microfono, quella barra non ce l'ha e non gli serve. Fondamentali sono i due deck. Allora, sulla sinistra il piatto di sinistra e sulla destra il piatto di destra. Qua ce ne sono due, volendo se ne posso mettere anche quattro e così via, però in questo caso qua si lavora con due piatti, quindi quello di sinistra e quello di destra. Poi abbiamo una barra sopra dove vedrete passare, diciamo così, praticamente la musica, insomma, praticamente voi vedete il ritmo, vedete tutto in quella barra sopra. Sono proprio quelle due barre sopra gli strumenti che permettono di gestire un mixaggio anche se non avete il preascolto, se non avete la cuffia, e vi spiegherò come si fa. Allora, in questo caso cerchiamo, quindi noi quando dovremo mettere su un brano semplicemente trascineremo col drag and drop il brano sul deck di sinistra, su quello di destra, avremo il tasto play che è quello che si usa normalmente per far partire, no? O è lo stesso che si usa per mandare in pausa. Ci sono altri 10.000 tastini che serviranno per altre cose e alcuni ci serviranno come, però solo se decideremo di andare oltre. Mentre invece per l'utente base che vuole fare solo l'auto DJ, vedrete che la cosa sarà semplicissima, la facciamo subito, no? Io adesso vado a prendere entro in MixXX, voglio preparare la mia serata. Se io mi posiziono su auto DJ, già qua io avevo selezionato dei brani, no? Li cancello, così partiamo proprio come se non l'avessi mai fatto, no? Quindi li rimuovo, destro del mouse rimuovi, vado nelle tracce, decido quali sono i brani che voglio mettere e gli faccio aggiungi ad auto DJ, no? In fondo, facciamo, di solito si aggiunge in fondo, ne prendo magari un altro qua, scelgo un po' di brani, aggiungi auto DJ in fondo, adesso vado a scegliere il brano, quello di Droghetti, che abbiamo il nostro, che è compositore musicale, e ci sono anche brani suoi, no? Allora, è anche bravo tra l'altro. Allora, vado in auto DJ, ecco che vedete che ho la lista dei brani che ho scelto, no? A questo punto non mi metto lì, al massimo mi limito a spostarli, questo un po' più su, questo un po' più giù e così via. È il momento di partire. Allora, faccio partire a lui, clicco sul robotino, e lui comincia col brano, no? Allora, siccome questo brano non mi piace più di tanto, dico però sarebbe già ora di passare al brano successivo, anche perché se no dobbiamo aspettare la fine del brano per capire che fa il mixaggio, no? Però c'è un tastino che mi permette di dire ascolta, sì, vai ben al successivo, e lui comincia a gestire il mixaggio. In questo caso vedete l'ha gestito lui. Se io lo lasciassi andare avanti, dopo un po' lui adesso sta facendo andare il dick di destra, quello di sinistra l'ha stoppato, no? Fra un po' vedrete che andrà a sostituire il brano del deck di sinistra e ritornerà dal deck di destra e quello di sinistra, e lo farà spostando un cursore che è fondamentale, che è quel cursore che vedete qua al centro e che è il crossfader. Praticamente è lo strumento, una levetta che ci permette di dire ascolta tutto di qua o ascolta tutto di là. Se in mezzo li fa ascoltare tutte e due, no? Quindi praticamente in questo momento, se voi ci fate caso, vedrete che gli sta girando il deck di qua, il cursore è tutto sulla destra. Se io spostassi il cursore a sinistra non sentirei niente, perché l'altro è fermo, no? Allora in questo caso qua io ho la mia serata fatta, perché vado via e si arrangia lui. Decido di cambiare l'ordine, prendo un brano, lo sposto, decido, vedete se ci fate caso c'è un tasto che ripete la playlist, che serve a far che cosa? Che anziché cancellarli sopra, voi vedete che man mano che lui li esegue li fa sparire, ma se voi tenete il ripeti la playlist, questo tasto premuto, il brano che è sparito va a finire in coda sotto, un fifo. Tecnicamente, no? Voi avrete sempre una rotazione degli stessi brani. Ovviamente se volete aggiungere tracce, andate su tracce, andate lì, fate un aggiungi alla playlist e quindi è coda alla playlist e ve lo trovate in fondo alla playlist. E fa tutto lui. Volete mescolarla, c'è il tasto che la mescola, così magari rimesta i brani non si vede che sono tutti quelli. Poi c'è qualche altro tastino, tipo, non so. Ecco, una cosa importante. Ogni tasto di DJ MixX, ogni componente, se vi posizionate sopra e aspettate, esce il tooltip text
che vi spiega che cosa fa. Poi magari viene fuori una cosa incasinatissima che non capite, però sappiate che lo fa. Ecco. Direi che per chi deve ascoltarsi la musica a casa è finita lì. Dirò di più, che io potrei entrare, entro direttamente, la mia auto DJ è sempre quello, no? Io arrivo lì, premo il robotino e ho finito. Non avete bisogno di niente, avete finito lì. Adesso io mi aspetto che magari qualcuno voglia andare un po' oltre. Quindi cerchiamo di andare un po' oltre. Quindi adesso a questo punto auto DJ, basta. Adesso me ne occupo io, no? E a questo punto ho... cerchiamo di capire che cosa posso fare. Quindi mi posiziono sulle tracce, non lavoro sull'auto DJ perché non mi interessa auto DJ. Allora comincio a dire che traccia metto sulla sinistra. Oh, tanto per cominciare io potrei anche mettere la roba in ordine, guardate, già è già in ordine per BPM, li metto in ordine per BPM, metto sulla sinistra un brano che vada a 100 battiti al minuto, questa qua, no? E trascino sul deck di destra un analogo 100 da battiti al minuto. Sposto il crossfader tutto a sinistra, quindi dico ascoltami piatto di sinistra e lo faccio partire. A questo punto voi vedete una barra che si è avviata sopra. Questa barra ha delle aste verticali, quelle sono le battute al minuto. Guarda caso i due brani sono lunghi uguali, perché avevo detto che ho preso tutti e due da 100, e voi vedrete che sono entrambi fasati, cioè entrambi larghi uguali. Il problema è che non sono assieme, ma si muovono così. Io potrei cercare di spostarlo, ma se lo sposto si sente, no? Quindi non posso farlo così. Posso far partire il secondo deck di là, non lo sento. Perché non lo sento? Perché in questo momento il crossfader è tutto a sinistra, però se io lo sposto a destra sento quello a destra, a sinistra sento quello a sinistra. La prima cosa che vorrei fare è far coincidere queste barrette. È molto semplice, ma in un tasto assurdo. Io non capisco perché l'abbia messo lì, ma comunque se voi andate col destro del mouse su questi trattini verticali fate coincidere le, diciamo così, le barrette. Da quel momento guardate cosa succede se sposti il crossfader. Praticamente, avendo due brani con le stesse battite al minuto, è facile. Quando è che capita? Mai. Praticamente voi non avete mai due brani con le stesse battite al minuto di solito. E quindi il problema è come fare a, diciamo così, a far sì che due brani che hanno diversi battiti al minuto possa poi dopo farli fasare, no? Allora il sistema più banale è quello di, diciamo così, rallentare il brano o accelerare il brano. Allora però vedete una cosa, com'era il rallentamento vecchio stile e com'è il rallentamento nuovo stile. Allora questo è quello vecchio stile, lo riaccelero. Capite che si passa dall'effetto all'effetto paperino? Si passava finché non hanno inventato l'algoritmo giusto. Perché adesso se io la stessa cosa che sto facendo da questo cursore che vedete qua sulla sinistra, adesso rimetto lo stesso brano perché così voglio ribeccare le stesse cose, ecco. Se io la stessa cosa la faccio anziché con questo, bloccando questo lucchetto che vedete qui, sentite la differenza. Praticamente avete praticamente la stessa cosa, no? Facciamo ripartire così. Adesso lo accelero. Praticamente il tono resta identico. E questo fa la differenza, perché a questo punto ovviamente questo lucchetto dovrà essere sempre attivo. Non fatelo col lucchetto staccato, perché questo effetto è tremendo, no? Allora cerchiamo di rifare il nostro mixaggio sapendo questo. Bene, allora teniamo sulla sinistra un brano da 100 battute al minuto. Quello a destra lo svuotiamo. A proposito, il tasto per svuotare il deck è questa cosa qua, perché vabbè,
a parte che se ci trascinate sopra qualcosa ce la mette su, no? Ci abbiamo messo una cifra a scoprire qual è il tasto per svuotarlo, ve lo dico su. Allora, se volete metterci qualcosa sopra, se sta andando non ce lo mette, giustamente, dovete fermarlo, perché era un errore classico, uno si sbagliava, sbagliava il deck di destra con quello di sinistra e praticamente sentivate l'effetto. Allora, adesso vado a prendere un bel brano molto più veloce, 125, questo qua, ecco, questo qui. E già vedete che se io faccio partire quello di sinistra e quello di destra, vedete che quello di destra ha un, diciamo così, un passo totalmente diverso da quello di sinistra, quindi in qualche modo lo devo fasare. Allora, o mi metto lì e con queste freccette cerco di allargare, no, molto più semplice, premo il tasto sync, questo sincronizza i ritmi, ovviamente come l'ha sincronizzato? Rallentando al massimo il brano di destra, perché sennò non lo poteva fare. E poi stesso tasto di prima che li fasa, destro del mouse, eccolo qua, il destro del mouse va fatto sul brano entrante, non su quello uscente, ecco. A questo punto li abbiamo fasati, possiamo fare il nostro mixaggio. Attenzione però, dobbiamo rimettere a posto la velocità, quindi e abbiamo rimesso a posto la situazione, quindi noi abbiamo fatto il nostro passaggio all'altro brano e poi ovviamente questo lo farei lentamente, adesso l'ho accelerato abbastanza tranquillo, ma lo farei lentamente. Se voi siete in discoteca, sentite il DJ, adesso che l'avete visto ve ne accorgete. Voi sentirete la musica e sentirete il brano entrante, no? Che si rallenta o si rallenta il primo e accelera il secondo. Sentite proprio il momento in cui c'è l'accelerazione e il rallentamento per far coincidere i brani. Questo è il posto primo, tra virgolette, mixaggio manuale. Abbiamo detto che fino qua noi abbiamo usato solo cose standard, cioè il cavetto, l'audio, cioè non ho usato le cuffie, non ho usato niente. Che cosa posso fare in più se ho le cuffie, diciamo così, in questo caso io chiedo di aprire un menu microfono, questo, io ho qua il mio microfono e adesso posso alzare un po' il volume, eccolo qua, vediamo un po', ecco, adesso io sto inserendo il microfono e sto parlando sul brano. Esiste anche qualche possibilità in più, per esempio se io premo questo tasto talk, allora quando parlo sul brano, adesso bisogna regolarlo, scusate, vediamo se, ecco, adesso forse si sente, c'è un po' di rientro, però insomma il concetto è che io parlo, la musica si abbassa, va regolato con diciamo un paio di pomelli, c'è un'auto qui, vediamo se riesco, ecco, vediamo un attimo, ecco, forse adesso sì, si sente meglio. Questo è il sistema per inserire, diciamo così, un audio input col microfono, che quindi abbiamo detto possiamo avere o l'effetto talk, che mentre parlate si abbassa, no? Oppure anche parlare direttamente e così via. E con i microfoni direi abbiamo finito lì, non ci sono tante altre cose, diciamo queste sono le cose principali. Vediamo invece cosa posso fare con la cuffia. Per esempio, io sto ascoltando in questo momento, facciamo così, facciamo partire l'altro brano qua. Niente mixaggio, la faccio partire proprio alla brutta così. Io sto ascoltando e a un certo punto voglio decidere qual è il brano successivo che voglio ascoltare. Adesso volutamente abbasserò molto il volume della musica e aumenterò al massimo possibilmente quello della cuffia. Vediamo se riesco a farvelo sentire, no? E vedete che se io premo qua, cioè posso chiedere il preascolto del brano successivo, cioè scelgo che brano successivo andrò a mettere. Posso anche regolare il volume di verità della cuffia, si fa da qua. E allora vediamo un po' dove era la qua. Vabbè. E va bene, adesso lo mettiamo qui, è lo stesso. Stacchiamo un attimo questo.
Ecco, come posso anche fare questo invece? Sto ascoltando la musica qua. Metto, faccio partire il secondo deck, questo. Il cross... scusate, c'ho qualcosa qui. Allora, in questo caso il crossfader è tutto a sinistra. E quindi essendo tutto a sinistra... Aspetta un attimo che film... Fermiamo un attimo. Effetto, è finita la presentazione, quindi lo fermiamo. Questa è la musica che non volevo sentire, interrompe. Ecco, non è un effetto musicale, è un effetto speciale dato dal fatto che teoricamente abbiamo finito, però finisco per la discussione. Allora praticamente abbiamo detto, stiamo ascoltando qua, no? Devo far ascoltare a un certo punto il brano successivo, abbiamo detto che il crossfader è tutto a sinistra, faccio partire il brano successivo qua. E in questo caso posso chiedere di sentire in cuffia il brano successivo come si sentirà. Questo sarebbe quello che vi dicevo prima, cioè il DJ che si mette così, ascolta il brano di qua, ascolta il brano di qua, di là, e decide lui il mixaggio a mano. E questo si può fare, ovviamente detto, soltanto se avete praticamente, se avete due schede audio, perché se no, no questo non lo potete fare. Quindi diciamo, allora, ho cercato di darvi una, diciamo così, un'infarinatura. Ci sono un milione di altre funzioni che ovviamente adesso non abbiamo il tempo di spiegare. Però i concetti base sono principalmente questi. Vi garantisco che io ho visto tante presentazioni in MixXX e delle volte si fa fatica a capire... perché o sono troppo approfondite o non ti dicono niente, no? E quindi io spero di aver almeno fatto capire quali sono i tre livelli. Primo livello, arrangiati. Per arrivare all'arrangiati ci vogliono 2 minuti. Una volta che l'avete fatto, da quel momento voi entrate dentro e dite parti con l'auto DJ, arrangiati, no? Secondo livello, andiamo oltre, cerchiamo di fare i mixaggi. Non serve avere apparecchiature strane, basta semplicemente la cuffia, cioè l'attacco cuffia dove avete attaccato le vostre casse, fine della storia. Però il mixaggio dovete gestirlo in modo manuale, come vi ho detto, cioè cercando di fasare le cose e così via. Terzo livello, andiamo oltre, no? E quindi cerchiamo di andare, diciamo così, di fare qualcosa in più, dovete aggiungere dell'hardware. E guardate che questo è un hardware minimale, perché qua si possono attaccare dei mixer così, quindi unità di input gigantesche e così via. Voi ovviamente aumenta la complessità, aumenta anche la complessità di configurazione, no? E da quel punto di vista, diciamo, anche solo capire come collegare questo qua ci ho messo un pochettino, no? Una sciocchezza, però devi sapere il canale da agganciare, quelle cose lì, insomma dovete fare 2-3 prove, no? Anche il problema, poi c'è il problema dei rientri dei microfoni, queste cose qua. Per esempio avevo un problema enorme di disturbo sul microfono e non avevo capito che bisognava regolare il pomello del microfono. Chiaramente un conto è spostare delle barrette e si fa presto, è facile, ma girare un pomello col mouse è un disastro. Quindi ovviamente è molto più comodo avere un mixer reale su queste cose qua. Su questo non ci piove, però siccome la gente non ce l'ha, no, si arrangia con quello che c'è, no? Però anche con quello che c'è potete fare delle buone cose. Abbiamo detto, se volete registrarlo, semplicemente andate su registrazioni, cliccate su inizio registrazione mentre state facendo le vostre cose, alla fine fate fine registrazione. Se quello lì lo trascinate come fosse un brano come tutti gli altri sul deck, voi ascoltate la vostra registrazione. Ovviamente altre cose, potete fare per esempio un concerto in live, cioè quello che ho fatto qua potrebbe essere trasmesso direttamente in streaming, no? E qui abbiamo stream manager che sa tutto, no? E di conseguenza, diciamo, potete veramente fare di tutto. Io spero che questo vi abbia incuriosito, provatelo, perché vi garantisco che è una... diciamo è una cosa piuttosto interessante. E un'altra cosa che vi direi proprio velocemente: se dovete gestire una serata con delle persone, soprattutto se sono delle persone che ballano anche, no? Bisogna usare anche delle logiche che non riguardano necessariamente solo il software. Prima cosa, il DJ tende a mettere sulla musica che piace a lui, e questo va bene perché è uno stile, no? Ma se la musica che piace a lui piace solo a lui, bisogna che anche
capisca che bisogna cercare anche di andare contro i gusti della gente. Si fa molto presto quando si balla, perché se la gente comincia ad andare via dalla pista vuol dire che la musica che stai mettendo su non è proprio quella che si aspettano, no? Quindi un DJ bravo non fa mai scendere la gente dalla pista, però accontenta un po' tutti, o non puoi neanche fare una cosa dove accontenti solo uno perché è l'unico che è, cioè, quindi deve accontentare tutti. Ti arriva la gente con la chiavetta e dice: perché non mi metti su sta canzone? Attenzione, problema diritti d'autore non da poco, diritti di utilizzo. Allora, se siamo a casa, vabbè, ma se siamo in un ristorante, una roba del genere, la questione si fa diversa, no? E fino a qualche anno fa dovevate pagare la SIAE anche per tanti auguri a te, teoricamente, no? Quindi poi dopo l'hanno tirato via perché obiettivamente avevano raggiunto, penso, l'apice il massimo del minimo, ecco. Però il concetto è quello, quindi attenzione, perché un conto, se siete a casa, vi dico subito, il problema classico il giorno di Ferragosto ai nostri didi, perché ci sono una marea di bagni che mettono su musiche e ce ne fosse un in regola, no? E lì però i controlli ci sono, insomma. Per cui se ci andate con roba regolare, per attenzione, dovete aver pagato anche la SIAE. Va bene, fine della storia, fine di questa cosa qua. Direi che divertitevi, provatelo, perché è anche un software che può diventare divertente, e comunque non spaventatevi, perché al primo ingresso disarmante. Va bene, niente, buona giornata. Allora, niente, finita la giornata, chiediamo anche a Stefano, che è colui che si è occupato della regia e che ha permesso di fare tutti questi collegamenti remoti, interni e così via, sentire l'audio e tutto il resto, e praticamente niente, spero che sia stato utile, spero che di rivedervi l'anno prossimo, come sempre, e quindi niente, mi raccomando, usate l'internet.